Martino Piero e Marco Rana. A 360 gradi. Noi abbiamo partecipato e non c'era migliore occasione che partecipare con il nostro vice sindaco, perché ha fatto tutta la manifestazione che si è svolta a Bagheria e ci ha portato, diciamo, delle pop-card che così danno il senso della solidarietà che oggi tutta l'Italia ha dato, anche la comunità di Figarazzi, il nostro consiglio comunale, diciamo, la nostra classe politica era rappresentata, ben rappresentata da Federica. Contemporaneamente abbiamo avuto una riunione molto importante in provincia, una riunione che riguardava tutta la problematica dell'APS. Chiunque fa parte, diciamo, del nostro consiglio comunale sa che stiamo vivendo dei momenti, diciamo, difficili, perché la PS è stata dichiarata fallita e non si comprende bene chi dovrà domani gestire questo servizio. Come posizione, diciamo, della nostra amministrazione, noi abbiamo prospettato direttamente all'assessore Marino personalmente in una telefonata, in una lunga telefonata, ho dato, diciamo, quello che potrà essere la nostra indicazione di massima, cioè ho suggerito all'assessore Marino di adottare per la gestione delle acque pubbliche quel modello, quel sistema che è già stato adottato per la gestione dei rifiuti, e quindi la possibilità di dare, diciamo, ai vari comuni che ne fanno richiesta
la gestione diretta della rete idrica, ma soprattutto anche dei ruoli, con una responsabilità diretta. Il modello degli ARO, della gestione dei rifiuti, prevedono attualmente anche la possibilità di creare dei piccoli consorzi. Io sono sempre dell'opinione che se c'è la possibilità e la forza, il nostro comune si deve prendere la responsabilità di una gestione diretta. Con la mia maggioranza, io ne avevo già parlato, con il capogruppo, e quasi tutti noi la pensiamo in questa direzione. Oggi c'è stata una riunione alla provincia, ha partecipato l'assessore della Marca, e sembra che la regione, Giuseppe, sia orientata a passare questo servizio, in un momento diciamo molto circoscritto e provvisorio, all'EAS, già sciolto o comunque in procedura di liquidazione. Quindi attraverso una metafora, oggi il mio assessore mi ha rappresentato la rappa fenice che risorge dalle sue ceneri e che potrebbe gestire un tempo X la sorte diciamo della PS e tutte le problematiche. È una pazzia, chiaramente noi non abbiamo dato la nostra asseverazione a questa idea della Regione Sicilia, non abbiamo firmato nessun tipo di documento. A dire il vero, erano pochissimi comuni che erano felici di questa circostanza. Ve lo comunico perché è questo ad oggi lo stato dell'arte, e vi comunico che la nostra posizione è una posizione di autonomia e scelta, nel senso che se domani qualcuno ci dovesse veramente dare la possibilità di gestire questo servizio, e allora sono sicuro che noi andremo a rispondere presente e andremo a prendere questo servizio, così come ci siamo già caricati il servizio di raccolta dei rifiuti attraverso la presentazione di un piano che già da diverso tempo è stato approvato e che stiamo per mandare diciamo a gara, ma questo magari è un argomento che tratteremo tra qualche consiglio. Poi un'altra comunicazione di servizio, 30 secondi Sergio. Il nostro comune insieme al comune di Villabate si è adoperato, e il consiglio comunale e gli assessori lo sanno, si è adoperato per una raccolta di fondi da destinare nel mese di maggio-giugno per quelle popolazioni che sono state colpite dal terremoto. Uno di questi comuni è il comune di Novi di Modena. Questa raccolta fondi che noi abbiamo fatto oggi ci ha, tra virgolette, permesso di essere ringraziati dal sindaco del comune di Modena, che ci ha invitato. Io mi recherò insieme diciamo al sindaco di Villabate o comunque un rappresentante del comune di Villabate a Novi di Modena per questa diciamo testimonianza d'affetto che due comuni della provincia di Palermo hanno dato a quelle popolazioni colpite dal terremoto. È stata organizzata una manifestazione di beneficenza e noi ci siamo adoperati privatamente, tutto diciamo il consiglio comunale e gli assessori, nell'invio di una piccola testimonianza d'affetto economica che è stata così utilizzata da quel comune per la ricostruzione. È una cosa bella, ve la volevo partecipare. E poi l'ultimo intervento riguarda diciamo la Nunziatella. Come ogni anno da diversi anni il comune partecipa a una manifestazione che si svolge in due momenti. Un primo momento, la visita della nostra diciamo amministrazione e della famiglia di Mandri alla scuola militare Nunziatella di Napoli, e un secondo momento il ricambio di questa visita qui a Figarazzi. Quest'anno noi partecipiamo con due consiglieri comunali. Dall'anno scorso, da quando esiste l'amministrazione Martorana, abbiamo pensato bene di inviare una rappresentanza paritetica del consiglio comunale, un ragazzo di maggioranza, un consigliere di maggioranza, un consigliere di opposizione. L'anno scorso è andata Federica e Marinella Curvato, quest'anno andrà Marco Martorana e il consigliere Gioacchino Martorana. Due Martorana in un colpo solo. Se c'era il sindaco erano tre, quindi il sindaco diciamo andrà alla manifestazione del giorno prima a Novi di Modena. Chiaramente
voi siete la testimonianza della nostra amministrazione, ci tengo alla partecipazione, è stata sempre fatta e anche quest'anno verrà garantita. È un momento per ricordare il nostro concittadino, un modello per i ragazzi da seguire, il giovane cadetto Di Mandri, che purtroppo non c'è più, ma che ci segue sicuramente dal cielo. Queste sono le comunicazioni di servizio, poi entriamo immediatamente appunto all'ordine del giorno. Grazie Presidente. Prego. Allora, ritorniamo un attimo al punto del momento, no? E riguarda una mozione presentata unitamente a firma dei due capogruppi di maggioranza e di minoranza, frutto di una riunione che ha avuto il sindaco, che si è tenuta il giorno 14 presso i locali della Polizia Municipale. A quell'incontro erano stati invitati tutti i consiglieri che volevano partecipare e c'era anche il supporto del comandante della Polizia Municipale con personale della Polizia Municipale, appunto per cercare di individuare quale possa essere la soluzione migliore per la deviazione del traffico pesante sul corso. Questo è per sommi capi, quindi però per maggiore delucidazioni e per farci spiegare meglio un po' come è andata e quale potrebbero essere le soluzioni, invito proprio il comandante a venire qua e delucidarci. Grazie. Il Presidente permette, io vorrei fare proprio un passaggio politico. Intanto è presente anche l'ispettore Di Cristina, che ha lavorato a questa problematica nel passato e che comunque era presente anche nella riunione che io ho chiesto, così una riunione informale, ma che comunque è stata stessa all'intero Consiglio Comunale. Prego, si accomodi proprio qualche minuto. La deviazione dei mezzi pesanti è qualcosa che faceva parte di tutti i programmi elettorali che negli ultimi 20 anni sono stati portati alla conoscenza della cittadinanza. Noi siamo a un passo dal prospettare una soluzione che magari non è una soluzione così definitiva, non è la migliore delle soluzioni, però comunque è una risposta che si può dare a questa problematica. E ora il comandante, ma io chiedo anche la partecipazione dell'ispettore Di Cristina, infatti ora io mi accomodo fuori dai banchi della giunta, vi parleranno di questa proposta. Io quello che volevo evidenziare al Consiglio e anche alla cittadinanza, abbiamo cercato di creare quella collaborazione che già molti frutti ha portato, e cercare di dialogare con le amministrazioni, con i territori confinanti, anche con il comune di Bagheria. Però su questo argomento ci siamo accorti che il problema del traffico è un problema che nessuno vuole, tra virgolette, affrontare, e tutti hanno la voglia e la volontà di conservare il proprio status quo, e quindi qualunque cosa può andare a turbare il traffico veicolare in un comune, ad esempio nel comune di Bagheria, viene visto con malocchio. Allora abbiamo intuito di essere stati un po', tra virgolette, lasciati soli dai nostri amici dei territori limitrofi, e allora questo mi ha portato a parlare con la mia maggioranza, parlare anche con l'opposizione, fare una riunione e confrontarmi secondo le posizioni un po' di tutti. Da questo è scaturito una cosa molto bella, come si è forse mai vista al Comune di Ficarazzi, cioè quello di fare una mozione congiunta, maggioranza e opposizione, per parlare, per sviluppare questo argomento qui in Consiglio Comunale. E probabilmente noi stasera andremo a tracciare una soluzione, non so se definitiva, non so se temporanea, però comunque daremo una soluzione, una risposta a questo problema. Prego, ispettore Di Cristina, dov'è? Ecco, mettetevi da questa parte. Io
Innanzitutto buonasera a tutti quanti, sia i consiglieri che gli assessori presenti. Vi ringrazio per avermi dato questa possibilità di poter un po' spiegare la problematica legata alla deviazione dei mezzi pesanti. Allora, io unitamente all'ispettore di Cristina, che mi ha collaborato in quella che è un po' la ricerca della migliore soluzione per questa problematica, diciamo che abbiamo individuato una serie di possibilità. Due itinerari che sono, a mio avviso, comunque non è il risolvere il problema, in quanto si tratterebbe di deviare, il transito dei mezzi pesanti. In modo particolare, il primo itinerario prevedeva che i mezzi provenienti da Bagheria, con direzione Ficarazzi, vengono fatti deviare per via Dante e giunti all'altezza di via Rossini effettueranno una svolta a sinistra con direzione via San Roberto. Dalla via San Robertini giungeranno in via Europa che percorreranno fino all'intersezione con la via Calabrese. Dalla via Calabrese si metteranno in via Vespucci proseguendo per la via Vivona, via Marco Polo e giungeranno in piazza Aldo Moro. Quindi giunti in Corso Umberto proseguiranno con direzione Palermo o Villa Padre. Per fare, per rendere possibile questo itinerario dovremmo invertire il senso di marcia di via Rossini, che dovrebbe diventare in uscita con direzione via San Robertini. La via Calabrese dovrebbe diventare a senso unico con direzione Corso Umberto. Un secondo itinerario che bene o male sposta il transito dei mezzi pesanti, quindi verso il via Europa, è sempre quindi che i mezzi provenienti da Bagheria con direzione Ficarazzi vengono fatti deviare per via Dante, giunti all'altezza di via Rossini effettueranno una svolta a sinistra con la direzione via San Robertini. Dalla via San Robertini giungeranno in viale Europa, che percorreranno fino all'intersezione con la via Libertà e proseguiranno per la via Meli fino ad arrivare all'intersezione e proseguire o con direzione Palermo o con direzione Villa Padre. Anche qua c'è l'inversione del senso di marcia di via Rossini. Queste due soluzioni, che bene o male sono abbastanza vicine, a mio avviso, comunque, se posso esprimere anche un po' il mio parere dal punto di vista viabile, non risolverebbero il problema dei mezzi pesanti, ma lo sposteremmo, dal corso principale, lo devieremmo verso, la periferia o verso la litoranea, con delle problematiche che avremmo altri tipi di problemi. Una terza soluzione è una soluzione forse un po' più drastica, che è quella che personalmente mi piace di più, però è giusto che io la proponga. Cioè apporre ai confini con il comune di Bagheria un'apposita segnaletica di divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate, dalle 8 alle 20, con un'eccezione ai mezzi che devono effettuare operazioni di carico e scarico merci all'interno del territorio comunale, chiaramente anche i mezzi di vigili del fuoco, i mezzi del pronto soccorso e tutto quello che poi avremo meglio nella bus di linea. Tale soluzione chiaramente comporterebbe una presenza costante di una pattuglia di polizia municipale che dovrebbe garantire il rispetto di tale ordinanza. Perché siamo arrivati a dover affrontare questa problematica? Perché qualche giorno prima del 14 novembre abbiamo chiesto un parere a Bagheria, quindi all'assessore alla viabilità e al comandante della Polizia Municipale di Bagheria, su una loro, un loro aiuto, un loro coinvolgimento in quello che è un problema della deviazione dei mezzi pesanti. Dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Il 13 agosto del 2012 era stata fatta, non da me chiaramente perché non mi ero insediato, dal precedente comandante, una conferenza di servizi dove, sempre per la deviazione dei mezzi pesanti, Palermo aveva dato il benestare, cioè Palermo si era resa disponibile a fare deviare i mezzi pesanti provenienti quindi da Palermo con direzione Bagheria per via Galletti, quindi erano disponibili a far sì che i mezzi deviassero per via Galletti e si mettessero in autostrada. Quindi il problema lato Palermo l'abbiamo in realtà risolto grazie alla collaborazione dell'ufficio traffico del comune di Palermo, che l'unica condizione che aveva posto era quella che ci dovevamo fare noi carico di mettere la segnaletica apposita che deviasse i mezzi pesanti. Bagheria, che invece in quell'occasione non si era presentata, pur essendo stata invitata con tutte le varie associazioni di categoria,
contattata da me, perché a questo punto dico non esiste il silenzio assenso, ma occorreva verificare se anche Bateria ci avesse dato questa possibilità di poter, diciamo, portare avanti quello che è il nostro progetto. In realtà, se volete ve la leggo, la risposta che è stata data, posso signor a firma sia dal comandante che dell'assessore alla viabilità, in ordine alla proposta di deviare il transito dei mezzi pesanti provenienti dalla statale 113 lato Messina direzione Palermo per la via città di Palermo, che era quello che, diciamo, la possibilità che noi avevamo individuato, al fine di indirizzarli verso lo svincolo autostradale per raggiungere Palermo, si esprime parere negativo. Ciò in quanto tale proposta, oltre a non avere alcun vantaggio per l'assetto veicolare per la nostra città, costituirebbe di contro un grave appesantimento dei flussi veicolari che già sovraccaricano le strade che ne verrebbero coinvolte. Ci si riferisce in particolare alle vie città di Palermo, Lazza di Trapia, Fabio Gioia, Filippo Puttitta e non ultimo lo svincolo autostradale notoriamente inadeguato e insufficiente alle reali esigenze di traffico. Questo significa, a mio avviso, una chiusura per quello che poteva essere un regime di collaborazione. Abbiamo chiesto di intervenire di vie città di Palermo. Allora era una delle, diciamo, proposte che io ripeto, perché io sono diciamo, subentrato in corso d'opera, per cui mi sono trovato già dei contatti e delle richieste fatte. Si chiedeva appunto di deviare per via città di Palermo. Ma ci hanno offerto proposte alternative. Questo non si può fare, aspetta che questo loro hanno chiuso le porte anche per altri tipi, diciamo, di percorsi e alternativi che potevamo individuare, quindi c'è una chiusura. Chiaramente questo è stato messo per iscritto, già era stato anticipato anche da alcuni colloqui verbali intercorsi personalmente con me, quindi ho potuto già verificare una mancanza di sederci a un tavolo praticamente risolvere il problema. Tra le altre cose vi faccio presente, poi lo sapete sicuramente meglio di me, che da qualche mese Bateria aveva già messo dei divieti di transito, cioè si era già in un certo qual senso cautelata con della segnaletica che vietava, diciamo, ai mezzi pesanti di entrare nel loro, diciamo, territorio. Quindi alla luce di questa nota che ho voluto leggere in modo tale che tutto quanto il Consiglio sia a conoscenza. Quindi c'è una chiusura da parte di Bateria su quello che poteva essere un inizio di dialogo, di collaborazione. Per cui la terza soluzione è sicuramente quella più forte, quella più impegnativa anche dal punto di vista, io parlo di Polizia Municipale, ma è quella che forse potrebbe servire a dare un segnale forte ad impedire appunto che questi mezzi pesanti possano transitare nel nostro territorio. Quindi questo, diciamo, è quello che nella riunione del 14 novembre è stato un po' presentato da noi della Polizia Municipale e che mi sembrava questa terza soluzione avesse trovato la condivisione, diciamo, dei presenti a questa riunione. Quindi questo è un po' il punto che è stato fatto quel giorno, questo che qua. Io un chiarimento un attimo, volevo chiedere una cosa, perché siccome parlava di orari per quanto riguarda la terza proposta, sì. Volevo un attimo capire se è il caso anche spiegare, sì, a chi ci ascolta anche da casa. Dico, a prescindere che i mezzi che debbano entrare nel territorio per motivi di lavoro o altro sarebbero giustificati, ma è tassativo l'orario di cui parlava lei, comandante? Allora, diciamo che l'ordinanza sindacale ha una sua efficacia all'orario, diciamo, normale, da codice della strada, dalle 8 alle 20. Abbiamo comunque la possibilità di poter anche variare l'orario, cioè ci sono ad esempio ordinanze di zona di mozione 024, quindi di carattere permanente. Quindi se poi il sindaco può chiaramente decidere, essendo per altre cose il sindaco ente proprietario della strada, perché il Corso Umberto è diventata una strada di proprietà comunale, per cui il signor sindaco può decidere di fare un'ordinanza anche 024, quindi non limitarsi a 0820, che è l'orario, diciamo, classico dell'ordinanza sindacale, ma si può fare dalle 8 alle 22,
dalle 8 alle 25, cioè dallo 0:24, la possiamo poi giostrare su quello che è l'orario dell'ordinanza sindacale. Comunque io penso che si potrebbe integrare anche con questo, che io fino al microfono così rimane registrato. No. Tanto comunque avevi chiesto la parola. Allora, dico, si potrebbe anche integrare eventualmente, cioè, nel senso, diciamo, i camionisti o comunque le aziende possono fare richiesta al comando di autorizzazione per motivi per esempio speciali, che normalmente magari, per esigenze particolari, eccezionali, chiedere al comando di poter attraversare il corso, ma soltanto nel momento, cioè, in situazioni particolari. Dico. Questo, diciamo che dobbiamo fare un dibattito proprio per questo, per capire una cosa. Cioè, nel senso, è importante che i mezzi non passano più, però allo stesso tempo non è dare un'alternativa. Esatto, dare un'alternativa. Dare un'alternativa. Ma questo vale per tutti i giorni, tutti e 7 giorni, cioè, sì, se l'ordinanza no, viene fatta è... Dico, siccome ci dobbiamo tenere conto anche per dire. Dobbiamo essere collegati anche con l'ente porto quando magari ci sono le navi in partenza, che transito potrebbe essere più. Ma lo spirito, mi permetto di intervenire, lo spirito di questa eventuale ordinanza è proprio quello che vanno a far attraversare le spese anche dal corso. Quindi il problema di mettersi d'accordo con l'ente porto non è il nostro, ma eventualmente delle ditte o dei camionisti che fanno il servizio si organizzano con gli orari e le strade alternative per arrivare al porto o tornare. Prego, continui a dormire. Mi chiamo, volevo comprare il campo di diciamo, questo intervento, però a seguito della discussione che abbiamo avuto nella riunione poco fa, l'avevo citato, con l'opposizione è emersa questa mozione. Credo che per la prima volta si può un consiglio comunale con l'amministrazione Martorana che effettivamente, sensibilmente, come hai detto tu, ci poniamo una questione da anni che non si risolve mai, che è il problema traffico. Quindi nasce questa mozione tra maggioranza e opposizione, che alla fine in questi argomenti non c'è una maggioranza e opposizione, ma c'è un problema dei cittadini. Ne parliamo da tempo, ne abbiamo parlato credo nella scorsa legislatura, quando noi all'opposizione con Locascio e Lanza abbiamo posto un problema di inquinamento con l'allora sindaco, dicendo effettivamente questo corso non lo può più. Questi cittadini vediamo che sono nostri amici, compaesani, quello che sia, e effettivamente ci sono delle serie patologie che più avanti andiamo le scopriamo, e noi abbiamo allora ritenuto conto che effettivamente per noi era un problema proprio di inquinamento. Personalmente, comandante, lei ha elencato tutta una serie di soluzioni, ma il problema, come ha detto lei, di spostare verso lato mare, se è un problema di traffico, posso anche essere d'accordo. A volte il problema di traffico è un problema di inquinamento, quindi significa spostare il problema giù. Aggiungere, ormai il nostro paese, se poi è verso mare, e quindi spostando anche il traffico verso mare, oggi, ormai da un paio d'anni, vedo che molta gente scende al mare a piedi, e c'è un altro problema. E questi enormi mezzi, effettivamente, quando passano, e credo che siamo per conoscenza, quando passano le figarazze, hanno presenza assoluta. Sono a qualsiasi ora. Non vedono se siamo davanti alla scuola elementare e disturbano, davanti ai comuni, niente. Anche con la volta pure seguiamo che qualcuno gli dice, ehi, smettetela che ci sono delle ditte, davanti ai padri, quello che sia. Quindi per me la soluzione è la terza, probabilmente anche vincolando
a una certa ora, perché noi non dobbiamo chiudere, non dobbiamo chiudere il 100%, ma dare una possibilità. Perché dirò la terza? Anche perché, come avete voi rilevato, il comune di Pagheria effettivamente si è tutta data ora, non da me non entra. Come se, come tutti questi camionisti sono di Figarazzi, allora io devo garantire ai miei cittadini di Figarazzi che avranno a Figarazzi questo percorso. Veramente quelli sono delle ditte che sono tutte a Pagheria, probabilmente pagano le tasse anche a Pagheria, e quindi mi dispiace per il sindaco Lomè, che riconosco come ho detto per una volta collabora, però in tal senso non ha collaborato con il comune di Figarazzi, come abbiamo evidenziato. Potevamo discutere di fare un'alternativa, potevamo anche aiutarlo come comune a risolvere un problema di svincolo stradale, quello che sia, portare avanti una proposta agli enti proposti. Quindi io credo che la terza soluzione, comandante, vincolando probabilmente con un orario alle 8 mi sembra un pochino destino, che alle 8 se noi pensiamo che ci sono un momento di mi sembra destino, perché cosa dobbiamo fare? Dipende alle 20 ed è stata mezzanotte, che alle 20 d'estate è ancora il primo giorno, e credo che i nostri cittadini stiamo facendo una bella passeggiata lungo il nostro marciapiede, lungo il nostro corso che ormai è stato tutto ristrutturato, e quindi è piacevole farsi una passeggiata all'antica con i vecchi amici, e quindi riterrei opportuno effettivamente da magari dalle 24, se è possibile, per le 6 di mattina che possono passare magari una porzione orale. Loro hanno problemi con l'anteporto, ma l'altro ci sono percorsi alternativi. Posso essere a Tendimerezzi? No, ma ad Altavilla. È semplice Altavilla, di Altavilla. Sono di costruire a due passi dalla statale. Però vorrei ricordare anche all'amministrazione, credo, che il comandante che l'ha deceduto, credo che due volte alla settimana attuava quel controllo di scarico, pesatura e tante cose. Io in quelle giornate, caro comandante, non avevo più passare mezzi pesanti, perché fate loro comandante, sì, non credo che stavano fermi per un giorno, due giorni, una settimana, quindi un'alternativa c'è, questa è la comodità che noi diamo, l'alternativa c'è, perché in quei giorni io non avevo passato il telefono, tranne qualcuno non lo sapeva, o ci mancava questo baracchino per comunicazione, però c'è stato un periodo che effettivamente non sono passati più, e quindi questo traffico si è alleggerito. Questa è la mia proposta, sarà una proposta molto drastica nei confronti dei camionisti, non perché ce l'abbiamo i camionisti, ma loro anche ci devono capire. Devono comprendere anche la salute dei nostri cittadini. Non è un problema diretto verso i camionisti, o ce l'abbiamo con i camionisti, o è giusto che devono lavorare, quello che sia, però ci devono comprendere. A 30 anni che noi effettivamente abbiamo questo problema, ci sono dei nostri cittadini che ormai non sappiamo noi, pure tra l'altro, non sappiamo noi cosa succede, ma che soffrono di serie patologie, lunghi al posto, e certo nel dovuto soltanto ad altre cose, alla sigaretta, all'altro ora colgono l'occasione pure per avvalorare più questa tesi, caro sindaco, tu lo sai, te ne ho parlato, cercare di anche limitare o addirittura una volta alla settimana di alleggerire questo corso con i mezzi leggeri, a far sì che effettivamente una volta alla settimana questo corso possa essere respirato tutta la settimana, che sta con... e a quel punto sì, una volta alla settimana possiamo spostarlo a domani, ma se è possibile
però sia secondo me la soluzione migliore per dare, per far sì che veramente c'è una buona volontà affinché questo corso a livello di inquinamento si alleggerisce, che poi tutte le amministrazioni sono sempre mostrate divieto di sosta a ripetizione per arrivare sempre i nostri cittadini, ma perché? Per far passare sempre i mezzi pesanti tranquillamente liberi. Io posso far passare tranquillamente liberi il fuoco, le ambulanze, una serie di cose, ma un primo soccorso. Ma credo su questo si può discutere. Grazie. Io se posso dire solo due paroline, cioè io concordo con quanto ha detto il consigliere Domino, anche perché non so se il consiglio comunale ha conoscenza. Sono stati fatti dall'8 giugno al 25 giugno dei monitoraggi da parte dell'ARPA riguardo l'inquinamento acustico, quindi con centraline fonometriche posizionate in alcuni punti del corso. Ora, con tutti questi, diciamo, tutte queste rilevazioni, questo monitoraggio alla fine ha riscontrato un superamento del limite assoluto, sia notturno che diurno, dell'inquinamento acustico. In più abbiamo anche una relazione, una valutazione medico-legale sull'incidenza dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini. Cioè abbiamo una serie di relazioni, di valutazioni medico-legali che danno, diciamo, vanno tutte nella stessa direzione di quello che diceva il consigliere. Cioè, se il problema è la salute dei cittadini, a questo punto l'unica soluzione, anche se radicale, è quella di impedire il transito dei mezzi pesanti. Con la limitazione mi trovo d'accordo di una fascia oraria molto ristretta, ma i mezzi non devono entrare. Che qualsiasi altra soluzione sarebbero solo dei palliativi che non andrebbero a risolvere quello che è il vero problema. E spostarlo. E spostarlo in un'altra parte del paese. Altri, c'era mi ha chiesto la parola il consigliere Lanza, a seguire il consigliere Martorana Marcio e il consigliere Dei. Sì, giusto per ribadire anche il mio pensiero, che è simile a quanto già esposto dal comandante e anche dal consigliere mio. Vi ricordo che durante la segnalatura del dottor Cannizzaro si erano poste in essere delle opere addirittura di spostamento marciapiedi e quant'altro in via, non ricordo, conseguente di via Mare, via San Robertini. Già all'epoca noi abbiamo evidenziato le criticità di questa soluzione, perché non sarebbe stato altro che uno spostamento del problema, spostare il problema dal corso in un'altra zona del paese, e tutto ciò assumiamo, per noi non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Il problema non sarebbe assolutamente risolto. L'abbiamo detto anche all'epoca, il problema del traffico cozza con il nostro interesse, e il nostro interesse è quello dei cittadini. Le imprese purtroppo, sta nella logica economica, perseguono il loro obiettivo è quello di fare profitto, cioè minimizzare i costi, e il tratto minimo per raggiungere il porto, perché di questo si tratta, è passare da Ficalazzi. Però questo non può continuare, è già, grazie, l'abbiamo sopportato da troppo tempo, caro sindaco. È il momento di dare delle risposte ai nostri cittadini, è il momento di avere il polso fermo e dare una risposta concreta. La risposta concreta è soltanto la terza alternativa, concordo con il comandante. Chiudere completamente il traffico ai mezzi pesanti. Poi sull'orario, diciamo, stabiliamo assieme l'orario più opportuno. Io sarei anche d'accordo nel permettere a questi mezzi pesanti la possibilità di andare al porto, di tornare a Bagheria nelle mattinate, e quindi non mettere il divieto troppo presto, e quindi continuerei a essere disposto a sottaccarmi l'esternalità negativa che causano questi mezzi sul nostro corso, perché il corso adesso è nostro, questi mezzi passano e il nostro corso è in condizioni pietose anche a causa dei mezzi pesanti. Ma non è questo quello che mi interessa. Dico, abbiamo la manutenzione, quando lo potremo fare aggiusteremo il corso. Quello che principalmente è nei nostri cuori è la salute dei nostri cittadini. Però ormai non possiamo più transigere. Poi, sì, io soltanto noi come amministrazione Marturana abbiamo immediatamente lavorato al problema.
perché le conferenze di servizio che sono state indette l'anno scorso, già nei primi del mese di luglio, se noi facciamo dei calcoli, ci siamo insediati a metà maggio, questo consiglio, andare a avere questi tempi senza nessun tipo di propaganda politica, ma è la realtà dei fatti, perché una relazione legale sull'inquinamento ambientale è stata fatta perché sono stati convocati tutti i medici di base del paese e hanno questi medici dato delle indicazioni precise sulla casistica delle persone che hanno delle patologie che interessano le vie aeree. Andando anche al fondo del problema, quindi insomma abbastanza importanti, le rilevazioni delle precedenti amministrazioni sommate alle rilevazioni che abbiamo fatto noi con l'amministrazione Martorana hanno dimostrato che l'inquinamento è cresciuto, non è diminuito, ma era una cosa normale questa, non potevamo aspettarci cose diverse, perché non sono stati purtroppo per la geografia del nostro territorio, non perché qualcuno era meno capace rispetto a qualche altro che è più capace, nessun tipo di problema. Quindi oggi noi siamo arrivati ad avere questo, perché sono stati posti in essere in questo anno di nostra amministrazione tutta una serie di atti che ci hanno portato a trovare questo parere negativo, che non è che viene partorito dal Comune di Bagheria casualmente, ma è il risultato di tutta una serie di passaggi concatenati che ci hanno così partorito l'ALT per quanto riguarda, diciamo, la soluzione del Comune di Bagheria, e oggi noi siamo chiamati a capire come possiamo, tra virgolette, non tanto aggirare l'ostacolo, ma comunque dire, come ha detto bene Giuseppe e prima ancora Piero, noi dobbiamo tutelare il nostro territorio, noi dobbiamo tutelare la salute dei nostri concittadini, anche attraverso un ragionamento personalissimo e di tutela questa volta del Comune di Figarazzi e non tanto della voglia di qualcuno di raggiungere il porto o di mettersi a disposizione dell'ente porto per garantire che cosa? Garantire che i nostri concittadini continuano ad avere il problema dell'inquinamento acustico, dell'inquinamento atmosferico, del fastidio di vedere questi bestioni enormi che attraversano il nostro corpo senza nessun tipo di criterio. Beh, io sono indignato quanto voi, ma questa indignazione si poteva tradurre in un'azione politica e giuridica concreta soltanto facendo dei passaggi, perché è molto facile fare propaganda, ma arrivare ad avere un bel carteggio, quello che abbiamo noi, è stato la volontà e il lavoro fatto dalla Polizia Municipale del passato e quella attuale, e oggi ci porta ad avere a fare un consiglio comunale con i contributi, diciamo, del consiglio, contributi importanti, interessanti, perché non sarà una scelta del sindaco Martorano, ma sarà una scelta di questa amministrazione, di maggioranza e di opposizione che sia. Scusami Presidente, chiaramente è bello avere i contributi un po' di tutti su questa situazione, e abbiamo il comandante, l'ispettore di Cristina, quindi se volete interrogarvi sul problema io penso che è importante. Giusto una piccola nota, velocissimo, voglio mettere in evidenza che sono un pochettino deluso da come Bagheria, nella persona dell'assessore della Verità, che è anche amico mio personale, ha interrotto con noi su questa faccenda. È troppo semplice, anzi semplicistico, o è comodo semplicemente dire non è un mio problema, è come se dicesse non è un mio problema, anzi, la vostra, non si sono messi sul piano di collaborare e cercare un'alternativa, una soluzione. E di questo sono deluso. No, anzi, probabilmente prima si è messo i cartelli a trovare. Scusate, dopo. Sì, prima si tutto voi. Prego, ringrazio il Presidente, mi dà la possibilità anche a me, in rappresentanza dell'opposizione oggi, di poter intervenire sull'argomento. Oggi mi vedete da solo fisicamente, perché una serie di incidenti sfortunate hanno voluto che i miei colleghi di opposizione non potessero essere, chi si trova fuori al momento.
d'accordo, ma comunque dei punti oggi all'ordine del giorno di questo consiglio comunale, e di questo specificamente della squadra che ho parlato, siamo stati diciamo tutti unanimi nel proseguire su quella che è una nostra linea di condotta. Dicevo, su quella che è la nostra linea di condotta cominciata già lo scorso anno, di dare il nostro contributo fattivo a tutte quelle iniziative che potessero essere di interesse della collettività, come quella della quale oggi stiamo dibattendo e che riguarda un tema molto importante per la nostra comunità, che è quello della vivibilità del nostro contesto urbano. Sicuramente il traffico che incide sulla nostra arteria principale, che è il Corso Umberto, è di fondamentale importanza. Oggi noi discutiamo di quello che è una parte della problematica, ovvero il traffico dei mezzi pesanti che attraversa il nostro corso principale, che pur è una grossa parte del problema. Lo abbiamo affrontato già in passato, come è stato detto, avevamo individuato dei percorsi alternativi che alla fine, concordo, non erano la migliore delle ipotesi, difatti non sono mai stati attuati, proprio perché comunque ci si è resi conto che spostare il problema da un'altra parte non avrebbe significato risolverlo, avrebbe significato creare maggiore conflittualità sociale, e quindi si è desistito. Si era optato per la linea della disincentivazione, ovvero aumentiamo i controlli nei confronti di queste categorie di utenti del nostro corso principale attraverso l'opportunità che ci chiede allora il Ministero di fare questo controllo con un macchinario tecnologico avanzatissimo e fra l'altro essere anche pionieri in tutta Italia come piccolo comune, perché siamo stati se non l'unico, uno dei pochi comuni al di sotto dei 15.000 abitanti ad avviare questo tipo di controlli, ed eravamo riusciti ad ottenere una diminuzione del traffico di questi mezzi sul nostro territorio. Quindi diciamo, sotto questo punto di vista, non possiamo che porci in un piede di continuità con questa ulteriore iniziativa. Ora, nella sede della riunione che abbiamo avuto il 14 scorso, io ho già avuto modo di manifestare quella che era la mia personale condivisa dal gruppo di minoranza idea a riguardo, ovvero noi come Ficarazzi non possiamo andare a risolvere il problema della circolazione nei mezzi pesanti, in quanto siamo una parte dell'intero problema, perché noi siamo inseriti in un contesto viario che i comuni che vanno da Termini Imerese, magari Termini Imerese se no, ma sicuramente da Altavilla in giù, che insistono su Porto di Palermo, noi siamo l'unica via di accesso al porto. Pertanto diciamo, non subiamo il problema, ma non abbiamo diciamo, gli strumenti reali e idonei per poterlo risolvere nemmeno per noi, in quanto la nostra viabilità è quella che abbiamo, non riusciamo a fornire un'uscita dal territorio di Ficarazzi a questi mezzi, perché significherebbe ingolfare la via Medi o la via Marco Polo, che è già distrutta sotto questo punto di vista dal traffico dal passaggio di questi mezzi, e pertanto diciamo, la via del creare la maggiore difficoltà possibile per porre il problema nelle sedi dove è più appropriato discuterlo, non può che essere quello di apporre dei divieti di transito, tanto nella prevalenza tra Bagheria e Palermo, tanto tra quella da Palermo a Bagheria, affinché effettivamente, magari lamentandosi anche nei confronti delle proprie autorità cittadine a Bagheria e a Palermo, si possa arrivare in una sede, non so se provinciale, visto che le province ormai non funzionano più, ma sicuramente regionale o anche su Metropoli Est, visto che abbiamo questo
questa agenzia di governance del territorio per riuscire a avere un piano intercomunale di viabilità di questi mezzi. Come ho detto, diciamo, l'ideale sarebbe riprendere un vecchio studio che voleva assegnare al porto di Termini Imerese la caratterizzazione di porto dedito al traffico commerciale, quindi sarebbe stato l'ideale per noi, perché tutti questi mezzi che avrebbero dovuto imbarcarsi per le autostrade dei mari, come si suol dire, a Termini, sicuramente avrebbero sganciato il nostro territorio dal passaggio di questi mezzi. Io ritengo che il momento sia favorevole perché Termini adesso è destinatario di un importante finanziamento per la realizzazione dell'interporto, quindi si va sempre più caratterizzando per polo commerciale. A Palermo c'è una grossa possibilità di discussione, quantomeno, di tipizzare il porto di Palermo come prevalentemente a traffico crocieristico. Noi non possiamo far altro che puntare i nostri piedi a tutela della nostra collettività, anche da un punto di vista salutare, per creando questo disservizio. Sulle fasce orarie non posso altro che rimettermi a quella che sarà la valutazione del comando di polizia municipale e dell'amministrazione, facendo l'unica raccomandazione, che è quella di non perdere di vista a questo punto quello che è il nostro obiettivo, ovvero cercare di suscitare il dibattito e la coscienza della problematica nei tavoli superiori. Quindi non possiamo trovare soluzioni che vengano incontro alle esigenze di chi ha tutto l'interesse per transitare il nostro territorio, anche se comprendo benissimo le preoccupazioni dei consiglieri Martorana e contro i quali cercano di trovare sempre una mediazione, quindi farebbero corretto, però ritengo che purtroppo è il momento del bastone e non della carota. Come dicevo però è una parte del problema, perché il traffico veicolare anche dei veicoli privati è aumentato in tutto il territorio, anche perché la nostra popolazione è cresciuta e la viabilità è rimasta un pochettino quella che conosciamo. Quindi bisogna cominciare a prendere seriamente in considerazione l'idea di uno studio serio della viabilità comunale, con la realizzazione di un piano traffico che comunque stabilisca anche la creazione di aree pedonali in quelle che sono quelle parti del nostro territorio che lo permettono, creando anche il minimo ingombro alla circolazione. Bisogna trovare anche delle modalità di interlocuzione con i nostri istituti, con gli istituti che esistono nel nostro territorio comunale, la scuola media e la scuola elementare, in quanto nelle ore mattutine si crea anche una notevole criticità di traffico per i genitori e i compagni dei loro bambini a scuola. Bisogna dare delle alternative reali e concrete a questi genitori per far sì che i loro figli raggiungano queste scuole in sicurezza, ma recando il meno disturbo possibile alla circolazione, abbassando le soglie di inquinamento e quindi rendendo il contesto più vivibile. Quindi voteremo favorevolmente a questo atto di indirizzo che diamo all'amministrazione comunale per la chiusura, tanto nella prevalenza tra Bagheria e Palermo, quanto da quella da Palermo a Bagheria, al traffico dei mezzi pesanti sul nostro corso verde e sul territorio comunale. Un attimo solo, mi aveva chiesto intanto la parola il consigliere Pina, però prima voleva fare una puntualizzazione rispetto alla giustizia. Prego, rispetto. Sì, grazie, buonasera a tutti. E evidentemente qui il problema è stato discusso in lungo e in largo, quindi ci siamo detti le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione e il consesso consigliare
a vedere favorevolmente la terza soluzione che Comandante ed io abbiamo studiato. Io volevo un attimino così, giusto per chiarire le cose. Quando abbiamo ricevuto la lettera di ritorno da Bagheria, onestamente mi è venuto fuori un sorrisetto, diciamo, spontaneo, perché ho trovato illogica la risposta che, diciamo, Bagheria ha dato a noi. Innanzitutto perché non capisco quale parere avrebbe dovuto darci Bagheria, cioè positivo, negativo. Io credo che noi non dovevamo chiedere alcun parere a Bagheria, come ha detto giustamente il signor sindaco, per buon costume di vicinato era normale che venissero interessati i territori vicinori, così non doveva essere che interessato Villabate, interessato Palermo, interessato Bagheria. Dico però poi alla fine, quando queste persone che ci hanno risposto, nella persona appunto dell'assessore, del comandante, dicono che questo parere negativo nasce in quanto dalla proposta non ha alcun vantaggio per l'assetto veicolare per la nostra città e costituirebbe di fatto un grave appesantimento dei flussi veicolari, che già eccetera eccetera, e no, annovera, diciamo, tutte le vie che un eventuale passaggio dei mezzi pesanti avrebbe interessato. Ma signori miei, noi nello studio che abbiamo fatto non abbiamo mai pensato di andare a coinvolgere il centro abitato di Bagheria, perché sennò sarebbe stato come togliere il problema a noi e darlo ai nostri vicini. La nostra proposta vedeva già, nella logica delle cose, che questi mezzi pesanti dovevano spezzare a destra piuttosto che a sinistra. Mi spiego meglio. Tutti noi siamo ben consci che Bagheria ormai è diventata sede di tutti i mezzi pesanti per il trasporto di merci. Mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che sia lungo la statale, sia lungo la SP74, che contrariamente chiamiamo strada dell'Anneri, insistono delle aree che sono state ricavate dalla distruzione di giardini, dico, poi è un problema di Bagheria. Ma la verità è questa, cioè non è che noi ci vediamo a ricampare mezzi provenienti dal comune di Santa Flavia, dal comune di Altavilla, dal comune di Trapia, perché sarebbe nell'illogicità più assurda che questi mezzi pesanti provenienti da questi eventuali paesi scegliessero la statale piuttosto che l'autostrada. Non sta nella logica. Quindi è chiaro, ma ce lo siamo detti a chiare lettere pure qua stasera, che il traffico pesante nasce e muore a Bagheria. Quindi queste organizzazioni, queste categorie di lavoratori, ahimè, dico, devono pur rendersi conto che non possono continuare a distruggere l'habitat di Figarazzi, perché signori, ci siamo detti che le strade, la strada che adesso è comunale, penso che da qui a qualche tempo dobbiamo vedere dove trovare i fondi per sistemarla, perché il comandante potrebbe anche scrivere che la strada non è più idonea. Dico, ci prestiamo a incidenti stradali che sappiamo quello che ci costano, ci siamo? Poi una cosa che veramente mi fa sempre pensare: tutti noi siamo rimasti accodati dietro un mezzo pesante andando a Palermo, specialmente nelle ore mattutine, quelle che vanno dalle 7:30 alle 9, quindi il traffico in entrata verso Palermo, laddove ci vede anticipati da un mezzo pesante, ci comporta quantomeno una perdita di 2 ore prima di poter arrivare all'altezza del porto. Oltre, se no, devi fare, diciamo, lo scalzo, il furbetto che mette a sorpassare nella speranza che non ti succeda nulla. Quindi questo è un falso problema della distanza più corta da Bagheria via Figarazzi arrivare al porto, perché secondo me farebbero prima andare a prendersi la tossata ad Altavilla, come giustamente si è detto, che è proprio a 100 metri dalla statale, per raggiungere più tranquillamente il porto di Palermo. Dico, non lasciamoci sfuggire quali sono state le esigenze che hanno comportato le amministrazioni, ma questa soprattutto, a dover trovare, quantomeno a provare di trovare una soluzione. Noi siamo annegati nello smog,
in notizia di stamani che un altro concittadino se n'è andato via con un brutto problema ai polmoni. Non so se lei è a conoscenza, signor sindaco. E signora Agostino Alessandria, che ci ha lasciato proprio stamani con un brutto male ai polmoni. Dico, adesso io non è che voglio dire che è stato cagionato dallo smog, ma sicuramente non gli avrà fatto bene tutte quelle volte che si è seduto nei nostri bar a respirarsi l'aria. Quindi l'obiettivo è questo, diceva giustamente anche il consigliere Marcorano. Noi dobbiamo tutelare la cittadinanza, la salute della cittadinanza, e in queste poche parole ci mettiamo pure i nostri figli, e ci mettiamo pure i nostri cari, ci mettiamo tutti indistintamente. E non, il fattore non secondario è anche l'esposizione del cibo, che spesso viene messo ai lati del marciapiede del corso in petto, il quale si imbevono altrettanto di quello smog che sicuramente attraverso le particelle galleggiano nell'aereo. Quindi noi abbiamo davanti a noi, non voglio dire una battaglia, perché quello non lo dobbiamo fare, abbiamo questa esigenza, un'esigenza di vita, quindi che provenga da uno di noi quello sforzo mentale per cercare di risolvere al meglio sta situazione. Grazie. Allora, c'è il consigliere Rina che voleva fare il suo intervento. Prego. Io volevo spiegare, bisogna adattare il terzo punto, la possibilità di alzare il limite di quintalaggio da 35 a 75, in quanto non considerate mezzi pesanti, e utilizzate generalmente per la distribuzione delle piccole negozi. Questo è un appunto che lei ha al sindaco in caso che si tenga l'amministrazione. Sì, sono mezzi che possono circolare tranquillamente. Fino a 74 del 9 possono circolare anche le regioni festive, le comuniche. Quindi già sono al di fuori. Sì, non sono considerate mezzi. Consigliere, mi scusi. Noi non abbiamo detto anzitempo la nostra relazione. I mezzi che dovranno caricare e scaricare merci saranno sempre autorizzati a entrare nel territorio. Certo, la cosa ottimale sarebbe se queste ditte anzitempo facessero pervenire al comando la tipologia del mezzo col numero di targa, in maniera tale che noi dessimo delle autorizzazioni e quindi monitorizzassimo anche l'ingresso, l'entrata e l'uscita, perché non ci dimentichiamo che noi non dobbiamo perdere l'abitudine di monitorare lo stato dello smog, perché oggi investe i mezzi pesanti, domani potrebbe investire un altro tipo di automezzi, e pertanto se ci siamo detti che dobbiamo tutelarci la salute, può essere che nel proseguo dovremo prendere delle altre iniziative. Quindi per rispondere a lei dico, questi mezzi possono entrare e uscire. Grazie a lei. Sì, consigliere Lanza, la giusto per mi sembra che lui era nella proposta del comandante 3,5 tonnellate, ma questa pieno carico? Sì. No, senza pieno, no. Comunque questo diciamo da un punto di vista tecnico, come puoi attuare questi dettagli, magari ne parlare nel seguito. Volevo precisare soltanto una cosa, che penso sia ovvia, ma per volte precisare l'ovvio non fa male. La posizione dell'amministrazione Martorana non ha nulla di contro tutte quelle ditte di autotrasporti che giornalmente sbattono in Cuneato, di questo si tratta, di questi tempi, per guadagnarsi da vivere. Dico questo che sia chiaro. Soltanto chi amministra e chi lo fa responsabilmente deve darsi delle priorità. E la priorità nostra è quella prima dei nostri concittadini, dopo dei trasporti. Anche perché sì, il sindaco di non è responsabile della situazione sanitaria del nostro comune. Quindi per questo, giusto perché poco fa non ho capito quando il Consiglio Comunale diceva eventuali permessi per casi speciali. Penso che si tratti di situazioni lavorative, cioè di mezzi che vengono al comune.
all'interno del cuore di garage per poter scaricare la scaricare. Ma queste sono stati chiari i nostri tecnici. Abbiamo già chiarito in tal senso. Quindi la posizione è sempre la stessa. Bene diceva l'ispettore capo di Cristina. Dico, non è un vasto problema, questo non sono d'accordo con lei, perché se prendo la Ficarazzi vuol dire che conviene prendere la Ficarazzi. Questo non ci piove. Però non è tanta la differenza, piuttosto che girare a sinistra, girare a destra e andare a prendere lo svincolo da Altavilla. Non intaccherebbero né Bagheria, né Ficarazzi e né Altavilla, perché lo svincolo di Altavilla è il più agevole che abbiamo. C'è in questo ed è fuori dal centro abitato. Ed è fuori dal centro. Perfetto, altri interventi? Allora, praticamente metto ai voti la mozione a firma dei consiglieri capogruppo di maggioranza e capogruppo di minoranza per dare l'input all'amministrazione, alla giunta municipale affinché possa dare seguito a questa iniziativa. Chi approvi, alza la mano. Passiamo al punto numero 4. Quanto riguarda la pronuncia della Corte dei Conti, deliberazione numero 184/2013, controllo finanziario di 2011, il bilancio. Presidente, scusa, prego. Noi abbiamo votato la mozione, sì. Credo che passa dall'unanimità. Sì. Ma alla fine ci sarà, di quello che è messo questo Consiglio Comunale, ci sarà una limitazione di orario? Qual è? Sarà la Giunta a decidere, non è compito del Consiglio. Noi stiamo dando indirizzo alla Giunta Municipale ad esaminare le proposte fatte dal Comandante. È chiaro che terranno sicuramente conto delle nostre indicazioni. Quando è messo nel comando? C'è la terza soluzione? No, era per chiarimento. La soluzione che noi andremo a individuare sicuramente sarà quella dell'inibizione del traffico veicolare all'interno del territorio di Ficarazzi per quanto riguarda i mezzi pesanti. Con la terza ipotesi, con una prescrizione inerente il transito in un orario che andremo ad individuare. Chiaramente sarà cura mia di avvisare il Consiglio Comunale, non in un consiglio formale come quello di questa sera, ma in una riunione sempre dei capigruppo che allargato a tutti i consiglieri comunali circa l'orario da individuare. Però ho compreso che un orario che potrebbe andare bene potrebbe essere dalle 24 alle 6 o dalle 22 alle 6, utilizzando anche magari dare la possibilità ai nostri commercianti dello scarico e del carico delle merci in un orario che potrebbe essere compreso dalle 14 alle 16, così come fanno magari a Palermo. Potrebbero essere delle soluzioni che già in altri contesti fanno, che non coincide con l'uscita delle scuole, però chiaramente queste qua sono dettagli tecnici, è meglio farli fare a chi ne capisce più di noi. Però è interessante quello che abbiamo fatto stasera, perché quantomeno come obbligo morale abbiamo assolto a qualcosa che spetta a noi andare a normare, perché siamo noi che stiamo amministrando Ficarazzi in questo momento storico, quindi già dare una risposta in tal senso è qualcosa di importante. E poi sono anche dell'opinione di dire pure una cosa ovvia, Giuseppe, ma non è tanto ovvia, che ogni regola può essere sempre arricchita e modificata. Intanto cominciamo così, poi siamo aperti a raccogliere i contributi, perché di chiunque voglia darli. Noi abbiamo, Marco, convocato tutte le associazioni di categoria in una conferenza di servizi e nessuna associazione di categoria di Palermo, di Bagheria, di Villa Abate, di Santa Flavia, comunque del nostro territorio ha risposto. Noi abbiamo fatto una riunione l'anno scorso, il 12 agosto, con delle convocazioni fatte, forse in seconda convocazione del 12 agosto, perché l'abbiamo fatta anche un po' prima. Nessuno di queste associazioni di categoria o di ditte ha risposto mandando un fax dicendo siamo d'accordo o non siamo d'accordo, questo è il nostro contributo.
Quindi anche a livello, diciamo, pratico, noi abbiamo chiamato chiunque, quindi domani nessuno potrà presentarsi a dire ma non ci avete detto nulla, perché non è assolutamente così, carte fax e raccomandate alla mano. Grazie comandante, grazie ispettore di Cristina per il vostro prezioso contributo. Continuiamo con i punti dell'ordine del giorno. Allora, punto numero 4, pronuncia Corte dei Conti interpretazione numero 184-2013, controllo sanitario per il conto 2011 e bilancio 2012 e le azioni correttive che lo riguardano. A tal proposito invito il funzionario, il capo dell'ufficio tecnico e dell'ufficio ragioneria che lo scusa. Alle criticità mostre dalla Corte dei Conti
che l'indomani dell'approvazione, la stessa giornata dell'approvazione della delibera, ha fatto un falso alla Corte dei Conti comunicando la delibera della Giunta, e l'assessore Maria ha inoltrato al Presidente del Consiglio, affinché potesse convocare il Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio dei Conti per quanto riguarda il Collegio Revisore e a tutti i funzionari del Comune, affinché prendano atto delle criticità mosse e si attivano affinché dal prossimo conto consultivo, dal prossimo bilancio, vengano rimosse quei punti, diciamo, critici che la Corte dei Conti ha rilevato. Questa sera siamo qua per prendere atto della pronuncia della Giunta Municipale e chiaramente per invitare il Consiglio a indicare ulteriori strade, se sono individuabili, per evitare queste criticità che la Corte dei Conti ha mosso. Questo è il fatto come sono fuori. Poi le risposte, come faccio avere la Giunta Municipale nella sua collettività, che dipiglia un po' le controfiduzioni che l'amministrazione ha fatto all'atto in cui siamo andati alla domanda pubblica con un atto del sindaco del 19 luglio del 2013. Questo è l'aspetto tecnico di come siamo arrivati a questo punto. Diciamo che per noi era una novità, perché anche Arciani ci sono stati dei rilievi a cui non avevano obbligato a risolvere con cioè non hanno scritto entro 60 giorni dovete rispondere per risolvere le criticità. Erano stati dei rilievi che noi avevamo tenuto in debita considerazione, almeno per la parte che si potevano risolvere, e siamo andati avanti. Devo dire che un po' è l'orientamento nuovo della Corte dei Conti, che sta restando da quest'anno in poi a conto consuntivo del 2012, quindi che si riferiscono al 2011, un po' più attenta a tutte queste problematiche che riguardano il Consiglio Comunale, che riguardano l'approvazione dei conti consuntivi. Io mi sono preso la briga di verificare alcune pareri date su altri comuni e devo dire che in linea di massima siamo tutti con le stesse problematiche. Ora la parola a voi affinché volete suggerire all'amministrazione attiva rilievi da fare, come poter cercare di migliorare quantomeno la predisposizione del prossimo conto consuntivo e del prossimo bilancio. Prego, Lucia. Solo per una questione di completezza e di chiarezza anche nei confronti, diciamo, del Consiglio Comunale, se potesse un pochettino dare lettura dei rilievi e delle deduzioni e misure che l'amministrazione ha predisposto e ha messo in atto nel corso dell'anno per rispondere alla Corte dei Conti, insomma, soltanto ovviamente la considerazione. Soltanto per una questione, diciamo, di completezza, come dice il consigliere Martorana, l'assessore di tribuna oggi non è presente, che è l'assessore al bilancio, solo esclusivamente perché è stato bloccato a causa di una patologia influenzale a casa, però ha lavorato anche lui alla stesura, ovviamente al ragioniere Olo, delle controdeduzioni che poi sono state fornite a quei rilievi effettuati dalla Corte dei Conti. Allora, proprio per competenza abbiamo adesso la competenza di quello che la Giunta nella seduta del 31 ha approvato. Premesso che l'articolo 1,166 successivi della legge 266 parla del giudizio. No, vabbè, questa parte, no, per quanto mi riguarda la posso saltare la parte introduttiva. Allora, rendi conto che quali sono stati i rilievi e che cosa si è fatto? Allora, rendi conto del 2011 di caso dell'approvazione del conto consuntivo. Si prende atto di quanto rilevato dalla Corte dei Conti e che il futuro si impegna a rispettare il termine ultimo per l'approvazione del rendiconto da parte dell'organo consultivo. A tal fine si invita l'ufficio ragioneria e tutti gli altri settori, per quanto di propria competenza, alla predisposizione degli atti necessari all'approvazione del prossimo rendiconto entro il termine del 30 aprile 2014. Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria. Quindi questo è il rilievo che l'amministrazione ha così predisposto. Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è causato principalmente dai ritardi con cui lo Stato e la Regione trasferiscono le risorse al Comune.
dal prossimo anno, grazie anche alla discussione diretta, il Comune provvederà ad attivarsi maggiormente per incassare prima i propri tributi e così evitare in parte il ricorso alla dissipazione di casse. Rilievo numero 3. Scarsa capacità di riscossione dei proventi per permesso di costruire, violazione al codice della strada ed evasione tributaria. Per quanto riguarda le criticità, si fa presente che la bassa riscossione dei proventi per violazione al codice della strada e l'evasione tributaria deriva dal vecchio sistema di riscossione, basato sulla formazione del ruolo e alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento e sulla notifica dello stesso a partire dagli anni successivi. Dallo sfasamento temporale delle riscossioni del tributo deriva la bassa percentuale di riscossione. Detta criticità sarà superata nell'anno 2013 per effetto della diversa modalità di riscossione del tributo TARES che ha sostituito la TARES, in quanto detto riscosso avverrà nello stesso anno del suo accertamento. Per quanto riguarda i proventi da relazione alle norme del codice della strada, si spera che il recente DL 69-2013, convertito in legge 98-2013, con cui è stata approvata la riduzione del 30% all'esenzione del codice della strada, qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla notifica del verbale, permetterà all'ente di migliorare gli incassi. Relativamente ai proventi da contributi per permesso di costruzione, si fa presente che la percentuale di riscossione è passata dall'87,92% del 2011 al 101,06% del 2012, migliorando sensibilmente le entrate. Rilievo numero 4. Elevato valore dei residui attivi di competenza e di gestione dei residui di cui articolo primo e terzo e basso grado di riscossione dei residui attivi costituiti in anni antecedenti al 2007. In riferimento a dette criticità si fa presente che nell'anno 2012 si è registrata una riduzione dei residui attivi, gestione dei residui, passando al titolo 1 da 5.482.729,67 del 2011 ad 4.884.302,20 del 2012, quindi meno 598.426, e al titolo terzo da 1.528.611 del 2011 ad 1.359.885 del 2012, quindi meno 168.726. Inoltre si sta provvedendo ad un accurato riaccertamento dei residui attivi in special modo antecedente al 2007 per l'eventuale diminuzione del fondo di bilancio. Rilievo numero 5. Presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere Euro 15.299. I debiti fuori bilancio rimasti da riconoscere sono stati passati al Collegio dei Revisori dei Conti con nota protocollo 21.955 del 21.11.2013, per il predetto parere per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale entro il 31.12.2013. Rilievo numero 6. Il regolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi contotenzi. La Corte dei Conti evidenzia l'errata collocazione del conto 2011 di parte relativa a contributi per casa di lavorazione, spese per i comuni, contributi regionali per cantieri di lavoro, contributi regionali per telecamere di sorveglianza. A tal proposito si diramava a disposizione dei responsabili di posizione organizzativa a porre particolare attenzione al controllo delle spese per conto terzi, bloccando ogni operazione contabile in attesa delle variazioni di bilancio da parte del Consiglio Comunale. Ciò per dare la dovuta allocazione e quindi l'esatta valutazione secondo quanto stabilito dal QL e in conseguenza di ciò già nella formazione del bilancio di previsione 2013 dovranno essere inserite tutte le voci di pertinenza. Rilievo numero 7. Debiti nei confronti del CONFES. Per quanto riguarda la criticità rilevante, si fa presente l'incertezza del debito nei confronti del CONFES in quanto ancora il rendiconto 2010 CONFES non è stato approvato dall'Assemblea dei Sindaci. A ciò si aggiunge che il Comune di Figarazzi, con deliberazione della Giunta Municipale numero 64 del 24/9/2013, si è costituito contro il COIRES impugnando i conti consuntivi approvati del 2007, 2008 e 2009. In attesa di chiarezza si provvederà a trovare la parte dell'amministrazione per il riconoscimento di ulteriore debito fuori bilancio. Rilievo numero 8, mancata trasmissione del consuntivo 2011 alla banca dati del SIRTEL. In riferimento a quanto sopra si comunica che è stato trasmesso il conto consuntivo 2011 alla banca dati del SIRTEL con protocollo 22061 del 21/11/2013. Questo per quanto riguarda il consuntivo 2011.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2012, il rilievo numero 1, debiti fuori bilancio per 102.340 euro. Relativamente al conto evidenziato, si invitano tutti i responsabili di settore alla verifica puntuale del debito fuori bilancio al 31/12/2012 affinché si approvino entro il 31/12/2013. Sopravvalutazione delle entrate da proventi da recupero e evasione tributaria e da sanzione amministrativa per violazione al codice della strada. In merito a quanto si evidenzia la previsione delle entrate da proventi da recupero e evasione tributaria e per violazione al codice della strada, si sono basati sui ruoli emessi dal comando dei vigili urbani e dalle previsioni dell'ufficio tributario, fermo restando che la relativa riscossione è affidata al concessionario sede di Sicilia e riscossione di Sicilia. Si fa presente comunque che nel conto consuntivo 2012 in fase prudenziale sono stati accertati per evasione tributaria ICI al 40% in meno di quanto previsto e per quanto riguarda i proventi di violazione al codice della strada è stato accertato il 12,78% in meno di quanto previsto definitivamente nel bilancio di previsione del 2012. Invitare il responsabile dell'ufficio tributi, il comandante dei vigili urbani, a mettere gli atti di accertamento e i conseguenziali errori in ordine delle entrate provenienti dal recupero di evasione entro il termine annuale, con evitare l'accumulo di diversi anni da recuperare. Rilievo numero 3. Notevole squilibrio tra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetibile. Il riferimento a quanto sopra rappresenta che il detto equilibrio riguarda prevalentemente il recupero della zona tributaria che, come evidenziato al punto 3 del rendiconto 2012, si provvederà a portare nei limiti dell'accertamento annuale e non pluriennale. Rilievo numero 4, mancato rispetto del limite di spesa per il personale di cui dell'articolo 1, comma 557, legge 296/2006. In riferimento a quanto sopra si rappresenta che l'amministrazione nel corso dell'anno 2012 ha rispettato il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 1,557, legge 296/2006, così come si evince dal conto consuntivo 2012 esecutivo e dalle relative relazioni del collegio dei revisori. Si invita il responsabile del settore a verificare attentamente l'aspetto del personale prima dell'inserimento del prossimo bilancio di previsione 2013. Preso atto comunque che risultano già eliminate alcune criticità rilevate al conto consuntivo 2012 e si procederà a tenere presente quanto rilevato al momento della redazione del bilancio di previsione anno 2013. Visto le semplicemente quindi queste sono le misure che hanno sì. No, io volevo che lei leggesse un pochettino tutta la delibera anche per capire un pochettino qual era la qualità delle eccezioni sollevate dalla Corte dei Conti sui nostri bilanci consuntivo 2011 e di previsione 2012 e anche la tipologia di risposte che sono state date dagli uffici e dall'amministrazione che sono ovviamente in piedi, ovvero si sta provvedendo a realizzarle si sono adottate queste misure. Pertanto, a quello che ho capito io, al momento come il Consiglio Comunale non è invitato a dare ad esprimersi con un voto su questa proposta di delibera, ma è soltanto una presa la proposta è chiara. La proposta sotto questo punto di vista è chiara, quindi ovviamente come gruppo di minoranza non posso altro che prendere atto di quanto si sta facendo e demandare al momento successivo quello che è la valutazione dell'efficacia di quanto si sta facendo. Una cosa sola volevo un pochettino permettermi magari di suggerire, se magari questo mio suggerimento possa provare un pochettino per quanto riguarda la sovravalutazione delle entrate della sanzione al codice della strada, mi pare che il rilievo sollevato dalla Corte dei Conti si rifacesse al fatto che le somme poste nel bilancio di previsione
previsione erano superiori a quello che avevamo incassato, diciamo, nella media del triennio 2009-2011. Sotto questo punto di vista, se magari può venire d'aiuto l'idea di parametrare effettivamente la previsione di bilancio, siamo qui a parlamento, si dovrebbe parlare di assestamento di bilancio, non di approvazione di bilancio di previsione, su quelle che sono state le entrate nel triennio, visto che ce lo chiede la Corte dei Conti, quindi penso che sia la maniera più corretta sotto questo punto di vista. Prendiamo atto il suggerimento, lo giriamo naturalmente agli uffici. La cosa che volevo precisare a quello che ha detto il consigliere Marco Nardi, che purtroppo si è verificato in alcuni nel bilancio di cui stiamo parlando, che sono accumulati allora 2 anni di riscossione. Quindi praticamente io devo riscuotere 300 euro esempio, di tributi non incassati come multe, più 300 euro l'anno precedente, ne ho assicurato 300.000 euro in bilancio sembrano super maggiorati in confronto a quello che è il trend storico degli incassi. Giustamente la Corte dei Conti l'ha evidenziato, tant'è che l'ha aggiunto nella box correttiva che fa, che non aspettiamo diversi anni per mettere in discussione le nostre evasioni, andiamoci anno per anno, così evitiamo di accumulare 3-4-5 anni. Io quest'anno noi siamo già gli uffici, credo che per chi è già lo studio tributi, stanno impacchettando già le lettere che riguardano il 2008 per quanto riguarda l'evasione che è stata verificata e a fini IMU e a fini ICI per caso che si riferisce al 2008, ma anche a fine della tasso, perché è già il quinto anno che dobbiamo ripassare. È chiaro che l'attività che io dell'amministrazione ha fatto invitando il responsabile del tributi, in questo caso io, è la stessa cosa che facciamo con gli altri settori, è quello di accelerare questo, in modo che non abbiamo ad accumulare 5 anni di arretrati. Vero è che la situazione di questo comune la conoscete meglio di me sul piano del personale, cioè noi nello spazio di 5 anni tra dipendenti che sono andati in pensione e altri che a causa delle morte purtroppo ci siamo ridotti di ben 15 unità circa e non è stato sostituito nessuno. Quindi il comune che è sempre così ben fornito di dipendenti, alla fine si dimostra che non lo è. Noi andiamo avanti grazie all'utilizzo che si fa con i contrattisti, cioè con i dipendenti contrattisti, che sono 49 a fronte di un gruppo impiegatista di 39 unità e che reggono, devo dire, oramai è palese a tutti, servizio essenziale della pubblica amministrazione, quindi l'ufficio tributi, l'ufficio tecnico, ma anche in parte l'ufficio personale. Quindi questo che sembra facile realizzarlo, poi per motivi che si accumulano, anche nei video, diciamo, sono molto contrattisti. Quindi praticamente il ritardo che si ha poi con questa cosa è un ritardo di lavoro che si va accumulando di anni in anni. Certo, di fronte alla Corte dei Conti c'è poco da stare allegri e bisogna incazzare tutti, incazzarci e muoverci un po' di più per cercare di non arrivare a 5 anni di ritardo, ma quantomeno arrivare a fare la metà di 5 anni, un anno e mezzo, 3 anni, per evitare di incappare nelle criticità che la Corte stessa muove. Anche se devo dire, io ho fatto un po' di spunta di alcuni di altri pareri, di altri diritti mossi in diversi comuni, di vicino a noi, sono grosso modo tutti i nostri. L'anticipo di trasferimento può essere in qualche comune che mi sono meravigliato, come Tannina, 7 milioni di euro, ma la stessa cosa l'ha fatta al comune di Castelbuono, l'ha fatto al comune di Cisa, al comune di Carini, al comune di Piana. Perché chiaramente la criticità che aveva portato i conti nuovi, dicono, è quella che dovete incassare sono. Non dovete essere attivo, anche se il presidente attivo, lo fa in molto consiglio comunale, chi era più all'opposizione, chi era la maggioranza o viceversa, ne abbiamo sempre parlato, ma dipende anche dal modo di discussione. Cioè se io ho un ruolo, lo metto in discussione, allora sento difficile. Cioè io non ho, come intervengo se non con lettere, con telefonate? Cioè il ruolo del 2008 verrà messo in discussione nella metà del 2014. Sì, ma no, non lo sappiamo,
perché praticamente col fatto del 1 gennaio non c'è più la fede di uscire, quindi passiamo alla discussione diretta. Italia è poi all'ultimo minuto, perché ormai si è affidata alle proprie all'ultimo minuto, anche con l'Italia. Dico, ma che questo non interviene? Il ruolo può essere diventazione no? Fatto no, dobbiamo fare la gara per quanto riguarda anche il ruolo coattivo. Cioè, perché noi non possiamo incassare il ruolo coattivo. Quindi questo, nella prima fase, lungherà un po' i tempi, lo diciamo. Capiamo adesso che noi comunque dei piedi di un ente di discussione. Sempre più difficile. Autorizzato, iscritto all'albo del scuola, eccetera. Che noi non lo possiamo incassare. No. Però anche questi difficoltà, la Corte dei Conti non vanno bene. Cioè non vanno bene. Non diciamo che la Corte dei Conti è partita da lontano con questa serie di rilievi, dicendo che comunque siete troppo lenti ad incassare, se non potete avere tanti residuativi e fare, diciamo, per coprire questa lentezza di cassa, aumentare l'anticipazione. Diciamo che adesso un pochettino sta stringendo la corda, dicendo vi dovete uniformare a questa disciplina. Quindi, con torto collo, se prima abbiamo... Vediamo di sopra questa disciplina, non quello che possiamo fare. Altri interventi, prego, consigliere. Sì, Presidente. Dico, questo punto all'ordine del giorno, che è un punto abbastanza serio, diciamo che purtroppo ci siamo visti ad affrontarlo in modo molto veloce, non ce lo possiamo negare questo, e purtroppo sappiamo benissimo che la normativa è cambiata e la Corte dei Conti ci chiede espressamente a noi Consiglio Comunale, se ho capito bene, un'assunzione di responsabilità. Dico, io sono sempre dell'opinione che ognuno di noi si deve assumere le responsabilità, però, e questo è un invito che faccio anche per il futuro, sarebbe più opportuno rendere partecipi noi consiglieri nell'assunzione di questa responsabilità. Questo punto, per esempio, non è per questioni tecniche e di tempistica, non è potuto passare alla Commissione Bilancio, per esempio. Io, e penso di parlare a nome di tutti i consiglieri, anche di consiglio di opposizione, sono disposto ad assumermi la responsabilità, perché alla fine la Corte dei Conti, se non sbaglio, dice, dispone la Corte dei Conti che l'ente trasmetta a questa sezione di controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare. E queste misure correttive proposte dal capo dell'ufficio finanziario le approviamo noi. Quindi questo mio atto, questo nostro atto come consiglio di approvare questa proposta, no, per quello che mi riguarda, capo ufficio finanziario, è un atto che io faccio sulla base della piena fiducia che io ho nei suoi confronti. Quindi se, come penso che è, quello che è stato proposto e quanto è nelle nostre possibilità per incontrare, andare incontro alle richieste della Corte dei Conti, una volta assolutamente favorevole. Su questo voglio l'assicurazione da parte del capo ufficio finanziario. Cioè, stiamo ponendo in essere quanto è nelle nostre possibilità per andare incontro alla soluzione o quantomeno contemperare questi punti di criticità posti in essere dalla Corte dei Conti. Noi questi punti critici che la Corte Conte ha evidenziato stiamo cercando di risolvere sia in parte rispondendo a quella nota con la Consiglio Comunale della Giunta, e se voi vedete i residui anteriori al 2007, i più vecchi, diciamo, 8-5 anni, l'ultimo conto consultivo li sono cedotti i residui attivi del titolo primo di 598.000 euro, e del titolo terzo ci sono le lotte di 168.000 euro. Quindi l'amministrazione già, diciamo, che nel frattempo era arrivata, quando abbiamo stato accumulando il conto consuntivo, era già arrivata la decisione della Corte dei Conti, della Corte dei Conti dell'Advance del 19 di luglio,
abbiamo cercato con l'ufficio di mettere in atto quanto la Corte dei Conti diceva, perché non vuole criticità. Le stesse cose che troverete in alcuni passaggi del prossimo bilancio che poi andrete a esaminare, dove ci sono delle azioni correttive che vanno nel senso di, non dico di sovraestimare, ma di ridurre al minimo quanto riguarda la ricerca di evasione. Cioè, però venire incontro a quello che la Corte dei Conti vuole evitare, che sovraestimano le entrate. E poi di questa nostra relazione, diciamo, fatta chiaramente in buona parte dell'ufficio ragioneria condivisa dall'assessore al bilancio, diciamo che è stata fatta proprio dalla Giunta, che è l'organo attivo che poi ha conoscenza diretta dei fatti, sia per quanto riconoscono gli assessori, sia per quanto riconosce il sindaco e per quanto riconosce l'assessore al ramo, l'assessore al bilancio. Quindi questo, diciamo, che è quello che al momento sono le misure minimo, indispensabile per venire incontro a quello che è esigente la Corte dei Conti. È chiaro che nei prossimi conti consultivi, nel prossimo bilancio, andremo a migliorare su questo aspetto. Sarebbe da incosciente a farci di nuovo criticare la Corte dei Conti per gli stessi argomenti che in questa fase è sollevato. Perché nessun funzionario si metterebbe a rischio di dire: ma allora avete capito questa cosa. Che dovete cercare quantomeno di eliminare per quanto più possibile i residui attivi, vecchi, e di incassare quanto più potete. C'è solo che tutto questo meccanismo si interrompe nel momento in cui lo Stato, la Regione non fa la loro parte. Cioè, noi chiediamo ai comuni, come al solito, di fare la nostra parte, però la Regione e lo Stato non fanno la loro parte. Dico, do due dati solo che poi li approfondiremo nel prossimo punto. Uno, legge regionale 6, contributo della regione, su 1 milione di contributi, 1.018.000 che la regione deve dare, ha mandato per appena 2 acconti di 80.000 euro. Eppure siamo qui a pagare gli stipendi, a garantire la macchina amministrativa, oggi ne abbiamo 25 novembre. Un po' di merito ce l'abbiamo, devo dire. Boxato la stessa cosa, cioè di rinvio in rinvio per... approfondiremo nel prossimo punto di bilancio delle termine di approvazione del bilancio a fronte del fondo di solidarietà nazionale, quindi comunale, da ripartire, ha fatto un acconto sui finanziamenti di 300.000 euro a fronte di 900.000 euro che mi doveva dare in confronto all'anno 2012 e in un biennio, grazie alla spesa ridotta, ha tagliato 850 milioni di euro. È ovvio che quello che ha la anticipazione delle prerie. La partita iniziata mi dice che avevo tagliato 200.000 euro, che comunque mi posso rifare con l'IMU l'anno scorso. Tanto non bloccare la macchina. No. È ovvio che l'impegno della partita. Lo dice la partita cominciata, ma lo dice a maggio l'anno scorso. Dovevi beneficiare di contributi per circa 1 milione di euro. E mi dicono te ne diamo 680 e quest'anno mi dicono te ne diamo 540 ma non li hanno neppure pagati 530 e non li hanno neppure mandati. Questa è la difficoltà di andare a gestire e di dire ma comunque ad oggi non c'è nessuno dei nostri dipendenti che avanza lo stipendio e nessuno dei dipendenti delle nostre partecipate che avanza lo stipendio. È un merito di questa amministrazione, perché è la verità. I sacrifici che comunque noi abbiamo fatto e continuiamo a fare e che in termini pratici si traducono nella impossibilità della vecchia logica politica di fare politica anche attraverso la coltivazione di tutta una serie di contributi esterni che non viene più data, non perché siamo stupidi, ma perché ci rendiamo conto che ci sono tante famiglie che aspettano delle risposte. E noi non possiamo andare a dare un incarico a comunque a persone che ci potrebbero dare una mano nella gestione della macchina amministrativa, non lo facciamo perché siamo responsabili e preferiamo, per andare avanti la nostra famiglia amministrativa e non politica amministrativa, che ad oggi deve soltanto prendere atto delle grandi diciamo, rinunce che tutti noi stiamo facendo. E questo comunque ce lo devono riconoscere e non c'è nessuna menzogna che potrà mai superare quello che è documentale. Ad oggi
garantire dei flussi di cassa è una grande vittoria di questa amministrazione, quando ci sono amministrazioni limitrofe che sono indietro con gli stipendi, che non fanno quello che dovrebbero fare come bagheria, che non trasferisce quanto richiesto dal Codes mensilmente, che ci sono amministrazioni di comuni della provincia di Palermo che Villa Frati, io vi faccio nome e cognome perché parlo del consiglio di Villa Frati, che non paga lo stipendio dei dipendenti comunali da 3 mesi e quelli del Coires da 5, o Villa Frati qua dietro, ma che stiamo parlando. Quindi dovrei garantire gli stipendi, Mario, è una cosa importante. Certo, non possiamo forse rispettare quello che c'eravamo dati quando ci siamo seduti e abbiamo stilato il programma, però stiamo garantendo tantissimo, perché quando una famiglia ha la possibilità di arrivare a fine mese è secondo me un grande risultato. Poi chiaramente i correttivi noi li abbiamo risposto alla Corte dei Conti, siamo qui a dare, diciamo, a chiedere anche al Consiglio Comunale, perché 15 occhi sono sempre meglio di quelli che possiamo mettere il ragioniere, l'assessore e l'amministrazione. Scusate per, diciamo, la foto, però spesso mi viene voglia di, diciamo, di svestirmi dai mani di sindaco e dire veramente le cose come stanno a chi sta sopra di noi e ci dice sempre di fare tanti sacrifici, noi li facciamo, spesso e volentieri non bastano. Io non posso che condividere che la quota acquistica quantomeno poteva essere un pochettino più attenzionata. Il rilievo della Corte dei Conti del luglio-agosto, mi pare, è un pochettino adesso, in quanto sollecitato. Sì, mi pare che sia di luglio-agosto il bilancio di previsione. Luglio-agosto. Noi abbiamo risposto e poi c'è la tempistica, dico, però oggettivamente io ho chiesto la lettura anche per inquadrare un pochettino la cosa, dico, ci chiedono di rispettare il termine, io non posso dire adesso cosa verrà fatto dopo, quindi a precisare, io forse ho frainteso un pochettino il senso di questa delibera, è una presa d'atto o è una approvazione? Questo, diciamo, è fondamentale, perché se è presa d'atto, allora la presa d'atto non implica una votazione, mi pare normale, nel senso che io prendo d'atto, non è una presa d'atto, cioè diventa una presa d'atto nel momento in cui il Consiglio recepisce condividendo i rimedi che l'amministrazione ha dato sui rilievi della Corte dei Conti. Quindi cioè, in questo momento il Consiglio si esprimerà con il voto su questa proposta, cioè sì, in buona sostanza i rilievi che noi abbiamo dato a quanto ci diceva la Corte dei Conti sono, tra virgolette, aperti al contributo che oggi il Consiglio Comunale può dare. I tempi sono stati questi. Ci fanno i rilievi, noi rispondiamo in adunanza, rispondiamo per iscritto e qualche giorno fa ci arriva una nota dicendo entro 7 giorni dovete investire il Consiglio, perché questo, diciamo, è quello che trovate nelle carte, entro 7 giorni investite il Consiglio della problematica e indicateci i rilievi, cioè le risposte ai rilievi che noi vi abbiamo fatto. Ora, noi abbiamo dato praticamente il nostro contributo, il ragioniere ha spiegato che in prospettiva del prossimo anno questi rilievi dovrebbero dare i loro frutti, perché a fronte oggi, domani, di una gestione diretta della riscossione si potrebbero dare, diciamo, delle risposte un pochettino più pronte sul discorso dei debiti, ad esempio del Coires. Sappiamo di aver impugnato i bilanci del 2007, 2008 e 2009, sappiamo che non sono stati 10 e 11 non sono stati approvati, quindi alcuni correttivi produrranno i loro effetti nei prossimi mesi, entro il prossimo anno. Però ad oggi, tra virgolette, l'amministrazione dice al Consiglio: se avete delle, diciamo, risposte, e comprendo il fatto che è difficile avere delle risposte in 7 giorni, e allora
interpellanza e il consigliere Lanza dice noi ci affidiamo diciamo, all'abilità del ragioniere, un po' meno dell'amministrazione in quanto organo politico, perché queste cose sono diciamo, veramente punti molto, molto tecnici. E anche chi è sufficientemente preparato, come potrei essere io l'assessore di tribuna, ci sono dei rilievi che sfuggono perché non siamo veramente così bravi, però abbiamo diciamo, così, del ragioniere, dei revisori dei conti. Quindi le nostre risposte non sono di circostanza, abbiamo dato una ricetta, non lo sappiamo se questa ricetta produrrà degli effetti da qui al prossimo anno. Chiaramente il Consiglio Comunale un po' deve andare oggi diciamo, a fidarsi dei propri rappresentanti in giunta e della propria diciamo, amministrazione in quanto diciamo, burocrazia, perché di fatto comunque noi le risposte le abbiamo date dalla Corte dei Conti. Vediamo i risultati che matureranno da qui al prossimo anno. Allora io penso chiaro che questo concludo per diciamo, dichiarazione di voto, ovviamente non per quello che è il mio ruolo di opposizione non posso prendere che atto di quelle che sono state le misure poste in essere dall'amministrazione, che molte delle quali ovviamente dovranno essere verificate successivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione, poi di approvazione del bilancio consuntivo nel 2013 quando avverrà nel 2014. Pertanto non dovendo comunque esprimermi a quello che ho capito con un voto, diciamo, preferisco astenermi in questa sede. Altri interventi? Prego, Presidente, solo per precisare quanto già detto dal consigliere Lanza, il problema noi ci vediamo nella nostra amministrazione, anche perché sì, senza dubbio, però volevo fare alcune, capiamo anche l'urgenza dell'atto e appunto per questo dato l'urgenza non si è passato dalla commissione. Non siamo abituati a fare perfetto, panel, sì, senza dubbio, però un po' più. Effettivamente quello che io oggi prendo atto che poi saranno delle risposte serie e concrete alla Corte dei Conti, quindi vi state impegnando ulteriormente affinché quello che voi state rispondendo in alcuni casi si dovrebbe mantenere entro quest'anno. Io vedo alcune voci, ragione voto, per dire, perché voi già avete risposto il 19 luglio, quindi dicendo in un modo ci stiamo attivando, comunque qualche microfono in bilancio, perché mi consiglio, quindi la Corte dei Conti, su altri punti siamo perfettamente in sintonia, sulla discussione, sulla mancata trasferimento dello Stato, cioè perdere del tempo, quello che ci sono serie di difficoltà. Però a questo punto magari probabilmente la Corte dei Conti vorrebbe effettivamente delibere proprio che questi punti che voi avete comunicato già il Consiglio Comunale li dovrà già fare probabilmente in questo arco di tempo. Quindi ora lei ulteriormente sta rispondendo e noi prendiamo atto, ci assumiamo anche delle responsabilità che affinché di qua alla fine del 2013 leggo qualche passaggio, ora velocemente, probabilmente avrò saltato qualcosa, che di qua alla fine del 2013 approveremo questi che siano questi debiti di fuori bilancio che devono essere approvati entro il 31-12. Io quello che sto facendo emergere è anche questo, quindi c'è questo impegno. Perché è un ulteriore sollecito che fa la Corte dei Conti. Allora, diciamo che alla proposta che abbiamo fatto noi, dicendo per lui alla Corte dei Conti, che stavamo provvedendo per questi punti a risolvere, questi punti critici, è un problema aperto, cioè in realtà senza dubbio. Ci cominciano a mettere. Ma ci sono dei problemi che effettivamente. Quello che tu hai citato, più trasferimento della protezione, non possiamo fare nulla. Almeno su questi punti io vi dico, attiviamoci perché effettivamente sono la cosa.
sono la nostra portata e abbiamo risposto. Poi il Rogero scrive che finalmente siamo contenti di aver letto che nel 2014 manterrà la data di scadenza il 30 aprile. Quindi questo è una che siamo contenti, è che io sto chiedendo giù che questo traguardo. Non è l'amministrazione della novità. No, quando noi siamo presenti, noi aspettiamo, ci porta degli altri e noi non perdiamo tempo. Altri interventi? Allora mettiamo ai voti il punto numero 4 che riguarda queste modifiche rispetto alla Corte dei Conti con l'alternativa approvazione dell'azione correttiva. Quindi chi approva alza la mano. Allora, approvate il 2345. 9 favorevoli e il consigliere Marco Lassana. Punto numero 5, riguarda la chiesa. Ah, sì. Prima di passare al punto numero 5, metto ai voti l'esecutività del punto appena votato. Quindi chi approva in reale esecutività alza la mano. Votazione come prima? No, perché è uscito. Sì, quindi manca il consigliere del suo calcio e il consigliere Marco Assorana, sì, rimaste punto. Passiamo, sì, passiamo al punto successivo e praticamente la giunta municipale dà mandato al funzionario responsabile di portare delle modifiche al regolamento interno. A proposito, il consigliere e i consiglieri di minoranza avevano presentato in data 21 novembre con il protocollo 21-2019 una proposta molto simile a quella che già era stata la linea adottata dall'amministrazione di giunta. Per solo questione di opportunità e di non mettere un doppione all'interno dell'ordine del giorno, visto che la proposta dell'amministrazione è già pronta, all'ordine del giorno ho inserito quella della giunta comunale. Però è chiaro che la sua mozione è qua legata agli atti, consiglio d'attore. Per l'amministrazione risponde sempre la ragione Volo. No, no, rispondo io con 5 minuti. L'ora è veramente tarda, quindi non vorrei, però è un argomento importante. È importante perché la proposta la conoscete perché l'abbiamo trasmessa e la leggo così come gli è stata portata a conoscenza. Il comune equipara ad abitazione principale, limitatamente al 2013, quest'anno, e alla seconda rata di imposta municipale propria, le unità immobiliari concesse in comodato uso dal soggetto passivo dell'imposta apparenti in linea retta entro il primo grado con i seguenti limiti applicativi. Nel caso di contribuenti soggetti passivi di più unità immobiliari concesse in uso gratuito apparenti in linea retta entro il primo grado, l'agevolazione tributaria deve essere riconosciuta all'unità immobiliare con rendita catastale più alta. L'agevolazione tributaria viene riconosciuta ai soggetti passivi con indicatore della situazione economica equivalente ISEE inferiore ad euro 35.000. Quindi in buona sostanza continuiamo quella politica a favore delle famiglie, dei soggetti svantaggiati. È stato in buona sostanza, Giuseppe, reintrodotto il comodato uso gratuito, quello che permetteva, per intenderci,
e con un discorso diciamo molto, molto semplice, che permetteva al padre di famiglia di poter concedere al figlio in comodato d'uso gratuito l'immobile e così far beneficiare il figlio di una imposizione agevolata e non dell'imposizione diciamo seconda casa. Io devo dire che questa amministrazione, questo consiglio comunale l'anno scorso ha fatto, e io ricordo bene, i salti mortali per fare passare dalla finestra quello che era uscito dalla porta. Oggi forse diciamo lo Stato si è un po' accorto di questo e ha dato questa ulteriore possibilità alla finanza locale. Noi l'abbiamo recepito immediatamente, l'abbiamo portato qui, poi chiaramente insomma nei giochi delle parti i consiglieri di opposizione giorno 21 hanno portato diciamo anche il loro contributo, ma ciò che è importante è dare alla nostra cittadinanza, alla nostra comunità questa agevolazione. Questa amministrazione ha immediatamente optato per questa possibilità, è giusto ragioniere, e l'abbiamo diciamo portata all'attenzione del consiglio comunale. La proposta è molto chiara, se vogliamo aprire il dibattito lo apriamo. Piero, Marco, siete voi diciamo i capogruppi di maggioranza e di opposizione, però è una grande opportunità che noi consegniamo al paese. Poco importa andarmi a mettere la medaglia io o farlo mettere diciamo ad un altro, perché non è questo il senso della nostra volontà, perché è una volontà politica che risponde a un criterio di responsabilità, perché quando si creano delle agevolazioni a livello di finanza locale con il ragioniere ci dobbiamo sedere nello stesso momento e trovare le coperture finanziarie da un'altra parte. Quindi ciò che agevoliamo perché risponde a principi sociali, di politiche familiari, ci pone nello stesso momento nella responsabilità, giusto Piero, di andare a trovare quelle coperture finanziarie che sottraiamo diciamo da un'imposta diretta. Però lo facciamo con grande volontà e con grande diciamo consapevolezza di aver fatto qualche cosa di utile per la nostra comunità. Prego, consigliere Martorano. Sì, grazie. Ora, nel commentare questa proposta di delibera da parte dell'amministrazione, ovviamente non posso che sottolineare come sia stata simultanea la presentazione della nostra mozione a quella dell'amministrazione. Ovviamente prendo atto della discrezionalità del Presidente nell'inserire punti all'ordine del giorno, ovviamente la precedenza si dà a quella dell'amministrazione, ed essendo uguale alla nostra viene ricompresa all'interno diciamo, della proposta dell'atto di indirizzo dell'amministrazione. L'unica differenza nella quale diciamo magari noi non avevamo previsto che venisse fatta diciamo questo limite dei 35.000 euro di valore ISEE per diciamo riconoscere i soggetti passivi, quindi alla famiglia questo il diritto a questa agevolazione. Comunque diciamo si tratta di un valore piuttosto alto. Noi diciamo vista anche la limitatezza dell'impatto che questa agevolazione avrebbe avuto nel bilancio, avremmo preferito diciamo anche togliere questo limite, ma ritengo che comunque essendo un limite di 35.000 euro tutti i nostri comodati previsti l'anno scorso ci rientreranno sicuramente, quindi non lo ritengo un punto sul quale intavolare una dialettica con l'amministrazione. Pertanto ovviamente non posso che approvare questa proposta dell'amministrazione con molto piacere, in quanto era anche nostra intenzione prevedere questo tipo di agevolazione, non ponendoci alcun problema a votare, io personalmente, ma se fossero stati presenti anche i miei colleghi di opposizione,
quella che è una proposta che viene dall'amministrazione, cosa che purtroppo posso dire non è stata fatta in passato su quelle che erano le nostre proposte, bocciate in toto, mi riferisco ad esempio a quella per lo svincolo autostradale, soltanto perché ce n'era una fantomatica da parte dell'amministrazione che ancora non ha avuto modo comunque di vedere nello studiante. È una piccola parentesi. Ciò che non me la date, poi vi devo comunicare un'altra cosa, proprio un minuto. Altri interventi da parte di soltanto per fare i complimenti all'amministrazione, che molte volte l'amministrazione effettivamente sempre i cittadini si lamentano perché aumentiamo le tasse. Invece stavolta caro sindaco ci ha anticipato e fatto bene. Di questo ti facciamo i complimenti a te, alla tua giunta. Vedete che effettivamente si sta attenti e lavora bene. Quindi, tra l'altro, come citava il capogruppo di minoranza, avete messo un paletto di 35.000 euro di sé, significa di sé molto altissimo, tra l'altro. Tutti dentro. Va bene, la mettiamo ai voti, Sì, prego, anche per dichiarazione di voto a questo punto di giusto. Ma volevo precisare il fatto che l'amministrazione martorana non ha mai aumentato fino ad ora i tributi, ma tutto quello che abbiamo fatto è perché siamo stati abbigati dall'amministrazione centrale. E questo cambiamento nell'idea del nostro legislatore centrale mette in mezzo alla confusione che hanno e lo scollamento reale che hanno nei confronti della popolazione. Noi abbiamo detto fin dall'inizio che era necessario introdurre in qualche maniera questo comodato d'uso nella linea. Diciamolo Paolo, perché magari noi abbiamo forzato anche la mano l'anno scorso, rendendoci le nostre... fatto quello che era possibile fare e abbiamo messo la tariffa agevolata abbiamo approvato col parere contrario del segretario ricordo benissimo. Quindi adesso dico che giusto pro informazione per i cittadini è possibile fare richiesta, penso semplicemente presentando questo comodato d'uso in autocertificazione, se non sbaglio, per la seconda rata, e quindi equiparare quelle che prima erano seconde case, adesso prima casa, l'unico neo di questo cambiamento nella normativa sull'IMU è che si può effettuare soltanto su una abitazione. Quindi un padre, giusto per fare un esempio concreto, che ha due figli e le due case in cui abitano i due figli sono di proprietà ancora del padre, non può permettersi di estendere questa situazione ad entrambi i figli, ma deve scegliere uno dei due, anche creando una memoria all'interno della famiglia. Non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri comunali, quindi propongo di mettere ai voti la modifica del programma elettorale che approva Alfa l'unanimità. Quasi metto i voti di immediata esecutività della proposta. Aspetta, mi ero sperata. Chi approva Alfa l'unanimità? Approvato. Consiglieri, io vi comunico che domani, così come da 15 anni a questa parte, il club degli anziani festeggia. Ultimo punto, interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza. Protocollo numero 2178 sull'entrata della prescrizione material target e bilancio di previsione 2013. Se vuole dare sì, lettura. Se devo chiedere però la cortesia di interrogazione sull'orientamento dell'amministrazione in materia di TARES e bilancio di previsione.
Tenuto conto che il prossimo 30/11/2013 scade il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 e con esso quello per l'approvazione del regolamento di tutti gli atti propedeutici all'istituzione del tributo TARES, per il quale i cittadini hanno già provveduto a pagare un acconto sulla base di quanto disposto con delibera di giunta municipale numero 47 del 6/8/2013, poiché alla data della presente ancora nulla è pervenuto all'attenzione di codesto consiglio in merito alla materia di cui si tratta, invero per quanto attiene il bilancio di previsione appare ormai ragionevole e prevedibile che non si rispetteranno i termini di approvazione stabiliti dalla legge a meno di non violare le norme del regolamento di contabilità comunale, i consiglieri sottoscritti chiedono al sindaco e all'assessore competente per materia di riferire in merito agli orientamenti dell'amministrazione sull'istituzione della TARES e sul ritardo della predisposizione ed approvazione degli atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2013. Ovviamente vogliamo girare questa interrogazione al sindaco, visto che l'assessore competente in materia non c'è, e ci pare pertinente, visto che siamo giunti al 25 novembre e ancora nulla è stato fatto in merito all'istituzione del tributo per quanto riguarda la TARES e l'approvazione del regolamento, che sono gli atti senza i quali la TARES nemmeno esiste in questo comune, e poi anche per una questione di chiarezza nei confronti dei cittadini che al 20 dicembre si troveranno a dover pagare questo salto senza sapere le modalità, quanto è l'importo totale e quant'altro. Per di più, diciamo, vorrei ormai mi pare un dato di fatto che il bilancio di previsione verrà approvato in 3-3, a meno che di non voler appunto ricorrere nuovamente a una procedura d'urgenza, convocando un consiglio comunale d'urgenza, diciamo che l'approvazione del bilancio di previsione andrà oltre il termine, mi pare di tutto. Quindi questo volevo capire. Io mi sono consultato con la mia amministrazione, con i consiglieri di maggioranza, parlando anche chiaramente con il ragioniere. L'orientamento nostro è quello di tornare per esempio alla vecchia FARS. Perché? Perché intanto ci darebbe la possibilità di contenere imposizione fiscale, perché se dovessimo optare per l'altra, che si chiama TARES, poi diventa TIA, insomma hanno le idee confuse anche sul nome a livello centrale, ma se dovessimo optare per la TARES dovremmo andare a sicuramente calcolare un'imposizione fiscale maggiore. Mentre invece la PASU ci permette comunque di sopperire alla copertura del tributo anche attraverso le risorse del bilancio, cosa che invece non è possibile con l'altra imposizione. E quindi, siccome per quest'anno possiamo ancora beneficiare, diciamo, di questa opportunità, il nostro orientamento è quello di mantenere la TARSU e ribadisco, questo comporterà ulteriori sacrifici in termini economici non ai cittadini ma all'interno della manovrabilità politica che ognuno di noi, che l'amministrazione, che il sindaco ha su un bilancio che veramente sta diventando molto 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 rigido per tutti noi. Però lo facciamo volentieri, perché? Perché questo significa non aumentare i tributi al cittadino. Per quanto riguarda poi diciamo la rata, quindi la rata di dicembre, io credo che diciamo, con una buona certezza possiamo dire che non verrà diciamo, aumentato, non ci saranno. No, se ci riferirà l'acconto avanzato, è stato avanzato, è un 25% della vecchia ANSU. Ecco, passo la parola diciamo al ragioniere che è molto più tecnico di me. Su questo piano abbiamo già messo in moto la macchina burocratica, perché è il giorno 16, bisogna pagare lo 0,100 centesimi al metro quadro da Ramuzza. Quindi quello è un tributo che non so può fare per meno. E il giorno 16 va a pagare. E il giorno 16 stesso faremo a trovare noi lo stesso modello F24 che prevede la quota a carico del bilancio del comune.
cioè un altro 25% a fronte del 50% che è stato pagato col primo e il secondo acconto. Quindi a dicembre ci sarà un altro acconto del 25%, cioè mandando il tutto, il saldo, così come ha detto l'amministrazione, a gennaio, a febbraio, al prossimo anno. E i primi mesi del prossimo anno. Quindi entro il 16 arriverà. Poi ritorna la tassa che ha dovuto scombussolare un po' di contro il bilancio, ovviamente. Eravamo pronti per approvare il regolamento TARES, così come è stabilito dal governo, con un ulteriore aggravio del pareggio del 100% dei COCSI. L'amministrazione ha deciso di tornare al tasso in cui non c'è l'obbligo di pareggiare i conti al 100%, quantomeno i conti vanno pareggiati, ma può essere preso dai conti del bilancio, invece fare ricadere sui cittadini questo ulteriore aumento. E questo ha comportato un ulteriore rimaneggiamento del bilancio. Sì. Devo essere sincero, questa scommessa che noi facciamo, la facciamo perché crediamo che il prossimo anno i costi legati, diciamo, al comparto che riguarda, diciamo, la copertura del servizio di raccolta dei rifiuti potrà sicuramente essere ridotto. Perché abbiamo adottato, diciamo, delle misure che ci fanno pensare questo. Attraverso, diciamo, il piano ARO abbiamo dato, diciamo, veramente una riduzione dei costi di 400-500 mila euro e se abbiamo un po' di fortuna in questo. E allora anche questa scelta che stiamo facendo di non applicare il nuovo tributo ma di mantenere il vecchio potrebbe essere e sarà sicuramente vincente. Io spero che questo venga, tra virgolette, compreso da una parte e apprezzato dalla cittadinanza. Non ho l'ambizione e la pretesa che questo venga, tra virgolette, veicolato dai consiglieri di opposizione, che però sono tenuti ad essere onesti con loro stessi, con la loro coscienza politica, ma sono sicuro che i consiglieri di maggioranza questo lo spiegheranno alla gente. Questo sacrificio che noi stiamo facendo, che l'amministrazione sta facendo, lo sta facendo proprio perché è vicina alla cittadinanza e quindi a fronte di un tributo che gravava interamente sui cittadini, noi stiamo scegliendo di non far gravare interamente sul cittadino, ma di tagliare ancora quello che secondo me non era superfluo, ma che sicuramente noi lo riterremo superfluo, perché le coperture del servizio comunque si devono trovare all'interno del bilancio. Però investiamo nelle nostre capacità. Abbiamo fatto un piano d'aro che io non ho voluto pubblicizzare all'esterno, ma è stato il primo piano d'aro che è stato applicato, approvato in Sicilia. Altri se la sono giocata questa cosa qui, non l'ho voluto fare e avevo le mie buone ragioni che magari spiegherò col tempo. Io sono sicuro che conterremo ancora di più i costi per il prossimo anno e questo ci permetterà di non far aumentare, diciamo, il tributo. Poi ci sono delle percentuali che vanno allo Stato, delle piccole percentuali che comunque dovremo, diciamo, prevedere, perché è giusto e necessario aggiustare, diciamo, dei conti, ma sicuramente saranno delle percentuali molto molto inferiori rispetto a quello che avremmo dovuto prevedere con un tributo che imponeva a tutti noi un costo integrale del servizio. E questo lo facciamo veramente con grande onestà nei confronti della cittadinanza che ci ha premiato l'anno scorso dandoci il grande onere di amministrare questo paese in un momento veramente difficile, ma siamo fiduciosi. Prego, ovviamente devo dire se sono soddisfatto o no, giusto, della risposta da parte dell'amministrazione in merito a quello. Dico in parte perché è risposta a metà alla mia domanda. Allora, per quanto riguarda la volontà di questa amministrazione di non procedere all'istituzione del tributo della TARES e rimanere nella TARES, non posso che essere favorevole e condividerla, perché oggettivamente se al momento in cui noi presentammo la nostra mozione il 14 di ottobre scorso ci fosse stata questa possibilità per i comuni, cosa che è avvenuta qualche giorno dopo, l'avremmo proposto noi, quindi non possiamo che condividere questa impostazione dell'amministrazione. Tra l'altro doverosa, ritengo,
anche perché onestamente diciamo lei nel corso del 2013 ha avuto una grossa botta di fuga, mi permetto, che è stata quella di dimezzare il costo del personale del Corpus. Quindi diciamo che più che il contenimento dei costi c'è stata questa fortuna, diciamo così, per l'amministrazione, fortuna perché ha perso il posto di lavoro, e quindi per quale motivo non farla ricadere questa fortuna direttamente sui principali finanziatori del costo della gestione dei rifiuti urbani, che sono i cittadini. Quindi ha fatto bene, l'amministrazione ha fatto bene a rimanere sulla TARSU, e questo diciamo ci comporta che al 16 dicembre, i cittadini non si troveranno a dover pagare questo grosso conguaglio che veniva da una tassa iniqua, che era quella della tassa, più iniqua forse del minimo. Mi ha risposto a metà perché gli ho chiesto pure il bilancio di previsione. Per me è un dato di fatto che non si voterà più entro la scadenza del 30, però volevo sapere da lei effettivamente a che punto eravamo. Ah, no, non ci sono più i tempi tecnici, ma lei che ho risposto a metà, in realtà non ho tempi tecnici. In realtà no, non ho risposto a metà per sottrarmi, ma perché in realtà io non so se ci sono i tempi per poter, convocare un consiglio e farcela entro allora, il 30. Il problema a cui si riferisce il consigliere Mazzaranda è che il nostro regolamento prevede che gli atti del bilancio vengano depositati 20 giorni prima. E poi chiaramente, questa fase non può essere rispettata. Credo che si riferiva a questo. Però noi dobbiamo essere, diciamo, poi ecco, se in periodi ordinari ci sono dei tempi ordinari, in periodi straordinari di proroga, proroga su proroga, e l'altro giorno è arrivata un'altra proroga, è chiaro che pensare ai 20 giorni, diciamo, è un po' complicato, però i bilanci non si chiudono nei tempi stabiliti, perché la colpa non è nostra, ma è dello Stato, perché se lo Stato non ci dà la certezza del trasferimento statale, questa è una banalità, cioè è uno dei tanti problemi. Ma se loro non mi dicono, guarda, quest'anno non te lo mando 1 milione, ma ti mando 800, ti mando 700, ti mando 500, e queste indicazioni ce le hanno fornite l'altro giorno, per questo io non porto il bilancio in Consiglio Comunale, perché per me levarmi il bilancio, diciamo, dall'elenco delle attività che devo fare è una priorità, è normale. Il bilancio è lo strumento che mi permette di amministrare in dodicesimi è sempre molto complicato, e amministrare in dodicesimi è anche faticoso, dice l'assessore Ramacca. Amministrare in dodicesimi a novembre è una pazzia, una follia, che però lo Stato sa di dover fare e di dover spostare poi i termini per l'approvazione, perché non è che il problema è del comune di Figherazzi, il problema è di tutti i comuni italiani, giusto? Quindi loro sanno di non avere ottemperato i loro precisi obblighi, e allora fanno queste proroghe. Di conseguenza è chiaro che nessuno ci può rimanere male, e i miei consiglieri di maggioranza e di opposizione sono abbastanza, diciamo, esperti in questo. Non si può, diciamo, pretendere un tempo di 20 giorni quando tutti i tempi ordinari sono saltati. Io non ho la voglia di non fare io in giunta l'ho approvato. Questo qui poi è un problema, diciamo, dei misteri di pubblicazione. È stato approvato in giunta giovedì scorso, una settimana fa. Se possiamo vedere che è stato approvato. Una settimana fa. Comunque, questo è il quanto. Poi credo che nella prima settimana di dicembre, Presidente, arriverà anche in Consiglio Comunale. Un bilancio consultivo. Mi chiedeva se posso permettermi di fare la mia contrammagine, anche se ovviamente non sono firmatario dell'interrogazione, ma sono per dire che io personalmente sono stato uno dei fautori
regolamento di contabilità, la colpa è mia, dice Ragione. Ma questo è una garanzia delle prerogative del Consiglio. Però, come giustamente ragionato il sindaco e la segretaria, questo in un contesto di normalità, di tempistica, è chiaro che approvare un documento che dovrebbe in teoria essere il principale strumento di programmazione economica e finanziaria dell'ente a novembre, quando già 11-12 dell'anno sono passati, che il bilancio di previsione più è, non ha più motivo, è quasi più un consuntivo che un preventivo. Quindi in questo senso invito l'opposizione a essere molto più elastici sotto questo aspetto. Dico, poi scusa, non mi fine Marco, dico a margine sempre, ritornando sulla porta di culo che diceva del consigliere Mazzorana, dico nonostante questa porta di culo l'abbiano avuto, scusate l'espressione, anche tutti i comuni limitrofi, noi siamo stati bravi nel far funzionare bene il servizio. E con 17.000 in meno. Non mi faccio andare oltre su chi ricadono le responsabilità di tutte le assunzioni del passato, il clientelismo, eccetera, eccetera. Ognuno con la sua parte di chiedo coscienza, una, quest'ultimo, no, quest'ultimo consigliere, lei ha avuto la messa della risposta, non voglio andare oltre sul dibattito, perché fuori dal punto non lo chiede, senza andare oltre, quindi a metà, soddisfatto a metà, e a questo punto l'ordine del giorno è esaurito, però prima il sindaco doveva fare una... Il presidente Cacciatore ci ha invitato tutti domani a partecipare all'anniversario del club degli anziani Padre La Rocca. Alle 20 ci ritroviamo tutti da Pino Cacciatore, perché il club è apolitico e apartitico, quindi è una festa di tutti. L'amministrazione partecipa sempre facendo il dono della torta. Sempre la rossa, ma a spese nostra. Va bene. Il consiglio è sciolto.